Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come stiamo? Come stiamo? Come siamo? Quanto ci stiamo impraticando la magia consapevole? Tantissima, ormai lo so. E quindi, ragazze mie, vi ringrazio. Grazie, grazie, grazie per tutto. Ormai grazie per tutto è un mantra. Per il lavoro che state facendo su di voi, il nostro impero della luce, ragazzi, avanza senza proprio mezzi termini. E quindi sento tutte queste frequenze che sono illimitate, straordinarie. Grazie per il supporto che le nostre ragazze e ragazzi che stanno qui da più tempo danno a tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi. Il sostegno che ci diamo l'una con l'altra anche nei commenti è qualcosa di meraviglioso. Stiamo veramente sostenendo un impero della luce. Voi non avete la minima idea di quello che state combinando. Quindi, per le ragazze nuove, questo è un canale al servizio del ritorno al proprio potere, al padre, al ritorno all'uno. E siccome, ragazze mie, aumentiamo a dismisura, ed è questo meraviglioso, invito le ragazze nuove durante la settimana ad ascoltare quando avete tempo, prendetevi del tempo invece magari di ascoltare degli interattivi, ok, del canale, andate a vedere tutti i video sulla playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Perché vi dico questo? Perché sono gli ingredienti per come fare la torta quando sentite l'interattivo. Ok, quindi dove lì vi ho messo tutta la mia conoscenza di una vita distillata per voi, per passarvi dei concetti proprio incomprensibili il più delle volte, quindi metterli proprio in pratica. E quindi là c'è il decalogo del maestro e poi come ascoltare e praticare la magia consapevole attraverso il monitorare il proprio stato emotivo con le stese settimanali, con gli interattivi che andiamo a fare, con i nostri grandi archetipi, il format di lui e lei che abbiamo proprio indirizzato verso la massima evoluzione personale. Quindi invito tutte le ragazze a guardare quei video, a studiare, studiare, studiare. Non mi stancherò mai di dirvi di studiare, ok? Perché lo studio allarga le proprie sinapsi, aumentando i collegamenti neuronali e agganciando ogni cosa e facendovi venire l'intuizione funzionale alla vostra propria maestria. L'intuizione che vi sgorga è vostra, non ve la insegna nessuno. Vi possono insegnare i libri da leggere, i video da guardare, eccetera, per allargare le vostre sinapsi, renderle malleabili e aumentare i collegamenti neuronali. Quindi studiate, 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 abbattete, le staccionate, i confini del mentale, del logico formattato su vecchie credenze. Quindi, che vi volevo dire? Quindi andiamo a fare le nostre previsioni dal 18 al 24 luglio, ma... Prima volevo rispondere a un po' di domande che ho letto in questa settimana e anche farvi un preambolo che mi è venuto proprio dalle vostre domande, dalle vostre richieste, email straordinarie, grazie ragazze, io vi leggo piano piano ma vi leggerò tutte, ok? Delle email meravigliose, commoventi, io quando poi mi approccio a rispondere non è una risposta così, perché io per la mia propensione io vi scriverei un poema. Ok, quindi grazie ragazze mie, grazie per il supporto alle vostre sorelle, a voi stesse, grazie per il supporto al canale, per le donazioni ragazze, perché stiamo creando qualcosa di meraviglioso. Tutta la mia quotidianità, il mio tempo è dedicato a voi, all'evoluzione del prossimo e al risveglio del collettivo, a quante più persone possibile. Di conseguenza anche le consulenze, lo ribadisco, non ne sto facendo proprio perché il mio servizio è per il collettivo, è più ampio raggio, ok? Ma state sicure che quello che vi consiglio di fare, quello studio, guardare poi, interpretare i tarocchi in un certo modo, grazie agli studi fatti, è quello che vi serve, d'accordo? È quello che vi serve. Ora, ragazzi miei, volevo dirvi una cosa riguardo all'ossessione. All'ossessione, siccome ogni volta che vi leggo io mi vedo e quindi lo capisco, ok? Quello che sono riuscita a comprare, allora vi dico quello che faccio io quando arrivava l'ossessione per una manifestazione.
Allora, prima di tutto, come abbiamo detto, noi gli facciamo, visto che l'ego ci fa una guerra, che non è la guerra fredda, è proprio una guerra accesa, quando noi scegliamo di lavorare su di noi, iniziamo il lavoro su noi stessi, l'ego ci farà una guerra atroce. Perché è come detronizzarlo, togliergli il cibo. Il cibo dell'ego qual è? Paura, frustrazione. Tutto ciò che è inerente a queste sensazioni anguste. Noi gli togliamo questo cibo con le affermazioni, con il lavoro su di noi, con lo studio, e questo impazzisce. Quindi, togliendogli il trono, questo impazzisce. Di conseguenza vi farà la guerra, inevitabile. Ecco perché spesso quando iniziamo il lavoro su noi stesse, proprio all'inizio, crolla tutto, perché l'ego inizia proprio a sparartela. Ok? Adesso ti faccio sentire mediocre tramite quell'evento che succederà, perché tu, conoscendoti bene, io adesso ti vado a far fare quella cosa dove tu vedrai quanto non vali, quanto sei mediocre, quanto sei non vali una mazza, quanto tutte queste robe qua. Ti farò fare degli eventi o far attrarre a te nella tua sfera energetica degli eventi che ti porteranno a quelle conclusioni lì. Tu cosa fai? Tu gli sbatti la testa, tu con la clava devi camminare sempre. All'inizio con una clava, con gli speroni, là, come si dice, con le cose, avete capito? La clava quella con le cose appuntite, no? Quella cosa così, no? All'inizio così, poi piano piano la clava diventa sempre più, diciamo, piccola e diventi tu la clava, ecco. Quindi, quello che dico io, ogni volta che sale l'ego, no? Non ce la fai, eccetera, stai zitto. Stai zitto, ma proprio con veemenza, ragazze, eh? Cioè, stai zitto, devi stare zitto tu, hai capito? Devi stare zitto. Io solo e soltanto io ho potere sulla mia realtà. Io manifesto sempre tutto quello che io voglio, hai capito? Stai zitto. Solitamente a questa cosa, quando voi esprimete con violenza questa cosa, solitamente sta zitto. Sta zitto. Poi, quello che faccio io. Se ancora non gli basta la tua bastonata verbale, tu inizi a elencargli tutte le tue piccole grandi manifestazioni che hai fatto fino a quel momento. Da come, no, vi dico sempre, che molti di voi stanno sperimentando. Stamattina esco di casa e mi offrono un caffè. Ta caffè, ok? Come vi ho detto io anche quando domenica scorsa ho espresso il cornetto, no? Sono uscita e ho detto. Magari molti di voi che non hanno Instagram, non mi seguono su Instagram, dove io metto delle cose spot, storie spot, no? E ho detto, questa mattina esco e mi compro un cornetto e l'altro me lo offrono. Allora, che è successo? Che sono uscita, sono andata al bar e ho comprato il cornetto. L'altro cornetto nessuno me l'ha offerto. Ho detto, vabbè, ok, va bene. Ragazzi, dopo mezz'ora mi è arrivato un messaggio di una persona che non vedo mai. C'è una persona impensabile, che anche più grande, un parere impensabile, che mi dice: ciao Fra, se sei sveglia ti offro un cornetto al bar. E io ero felice, no? Quelle piccole manifestazioni che servono proprio a seppellire l'ego. Poi alla fine a questa persona gli ho detto, poi era, non, mi era passata la voglia dell'altro cornetto, ho detto guarda, ciao, grazie, ma guarda, ho appena fatto colazione, no? Però poi ho ringraziato il mio sé, il mio padre, perché comunque. E sono manifestazioni, ragazze, ok? Ecco, quindi tu li elenchi all'ego. Tutto quello che hai manifestato, dal caffè al cornetto, il parcheggio. Voi lo prenotate mai il parcheggio quando arrivate? Questo non ve l'ho mai detto forse. Tipo, devo arrivare in una zona, so che là c'è un casino per parcheggiare, no? Qual è il problema? Una volta che abbiamo conosciuto la legge, non c'è più il problema. Io manifesto esattamente un parcheggio vicino al posto, vicinissimo dove devo andare. Se hai l'immagine del posto e visualizzi il parcheggio proprio lì, ancora meglio. Ok? Ok, ragazzi, da quando ho imparato questa tecnica io trovo sempre parcheggio. Va bene? Magari non è al primo giro, ma io insisto, ok? Insisto, al secondo, al terzo c'è, là dove ho detto io. È chiaro? Poi,
oppure i soldi ricevuti, come vi ho detto, no? Quando vi devono restituire dei soldi, quei soldi sono miei per diritto divino e io li rio indietro, cioè, ok, come vi ho spiegato anche nel video L'arte del vivere, tu gli fai un elenco a questo qua, all'ego, lo azzittisci, già col caffè lo azzittisci, te lo dico, ok? Alla venuta manifestazione. Poi, altra cosa, distraiti completamente, dopo distraiti proprio, distrai, fai altro, va bene? Poi ragazze, c'è una cosa che ho compreso. Allora, una cosa essenziale. Più avevo ossessione per qualcosa, più significa che il premio è grosso. Allora, cioè, vi spiego, l'ossessione è una sorta di campanello d'allarme che ti deve far capire che quella tua manifestazione significa per l'ego significa che nel momento in cui tu la manifesti, l'ego è fregato. L'ego è fregato una volta che tu la manifesti nella 3D, ok? Perché ottenuta quella manifestazione, lui non ha più potere su di te. Perché è talmente grossa, perché quello è il riscatto, e tu, dopo quella manifestazione, avrai una fede cieca per sempre. Siccome il tuo ego lo fa, qual è la sua arma? L'ossessione. È chiaro? Per questo, quando arriva l'ossessione, è l'ultima arma, l'ultima cartuccia che questo vuole sparare. Okay? Poi non è che nel momento in cui si manifesta, questo ve lo dico per esperienza personale, questo non c'è più. Ci serve fino a che siamo sul piano dell'esistenza, dell'incarnazione, mi spiego, però sta in cantina bello domato. Ok? Ogni tanto riappare, stai zitto, ok? Perché quella subdolamente uscirà da qualche parte. Quindi quella è la sua arma. Quindi più c'è ossessione, più significa che quello è un obiettivo che all'ego determinerebbe la morte dell'ego. O comunque sia un fin di vita. Quindi il ce l'ho già, ce l'ho già. Cioè ce l'ho già talmente tanto, ok? Che l'ego ha paura. E quindi tu dici io ho vinto perché io ottengo sempre tutto ciò che io voglio. Detto questo, continuate a giocare con le vostre manifestazioni, piccole manifestazioni, ok? Poi, cos'altro volevo dire? Sì, vi volevo dire, è stata una. Ho letto una delle domande meravigliose che mi avete fatto, una delle nostre sorelle, che ha scritto, voleva chiedermi un parere su cosa ne pensassi della frase: l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Ok? Allora, noi dobbiamo leggere tutto alla luce della legge spirituale che abbiamo imparato, va bene? Quindi, dobbiamo leggere tutto come l'uomo, personalità, ego. Non osi separare ciò che Dio, di apostrofo io, ha unito. Allora, adesso parliamo nell'atto del matrimonio quando viene espressa questa frase. Allora, nell'atto del matrimonio quando viene espressa questa frase è il preludio di come andare incontro all'evoluzione con l'altro. Siccome lo scopo dell'incarnazione è per ogni uomo tendere all'amore incondizionato che determina il ritorno all'uno, al padre, bene, il padre ama incondizionatamente i suoi figli. E il perfezionamento che i suoi figli fanno sulla terra è volto a sviluppare tale amore incondizionato verso tutto e tutti. Mi sta venendo in mente il film Avatar, che è uno dei miei preferiti, meravigliosi. Vi ricordate, per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto, lo consiglio di vedere. Quando lui che va nella comunità dove incontra lei e quindi scopre proprio l'amore che la comunità aveva per tutte le creature, anche per quelle più feroci, ok? Ecco. Di conseguenza, quella persona con cui ti sposi resterà legata a te per sempre, anche nelle future incarnazioni.
finché non si avrà, non avrete sviluppato l'amore incondizionato l'una per l'altra. Anche se avviene un divorzio, sul piano della realtà 3D, è la stessa cosa. Lo scopo che arriva da quell'unione è al di là di tutto, se si sta insieme o meno. Amarsi reciprocamente anche se non si sta più insieme. Rispetto, compassione. Nella successiva incarnazione, se è, per esempio, avvenuto un divorzio, nella successiva incarnazione quella persona sarà o tuo padre, o tua madre, o un figlio, o una persona molto stretta a te. Qualcuno di molto vicino per continuare il processo di apprendimento evolutivo che vi porterà a risolvere le questioni in sospeso. È chiaro? Lo scopo è sempre quello di sviluppare amore incondizionato, fratellanza spirituale. Quindi alla luce della legge spirituale, oggi noi sappiamo come risolvere la questione già qui, adesso, su questo piano di esistenza, in questa incarnazione, battezzando e benedicendo le persone, soprattutto quelle con cui abbiamo sentito di avere conti in sospeso, e intraprendere pensieri, parole e azioni che vibrano alla frequenza della compassione, che viene dal pathos in greco, cioè dal sentire, sentire se stessi e sentire l'altro. Questo per quanto riguarda il matrimonio. Ora, prendendo questa frase come riferimento per ciò che conosciamo dalla legge spirituale, possiamo affermare che l'uomo, ego, personalità che è vittima del condizionamento di mediocrità, non osi separare, quindi che si impegni nel lavoro su di sé affinché sviluppi una fede cieca nel Padre, cioè in Cristo, quindi non osi separare, ciò che di apostrofo io ha unito, ossia il tuo io sono, ha espresso la sua assunzione, e tu, personalità, devi fare di tutto per disciplinarti e vivere secondo la legge spirituale, come ci insegna Gesù. Ricordiamo, Gesù disse, questo è uno degli esempi più eclatanti, non dite voi, mancano ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Io vi dico, alzate gli occhi al cielo e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Gesù ci spinge proprio a stare con la fede in quello che tu hai espresso, nell'io sono. Mi spiego? Comunque, rispetto ai sacramenti, adesso spero di ricordarmi, vi metterò sotto all'info box un post sul blog di Salvatore Brizzi sui sacramenti, che è veramente qualcosa di meraviglioso, e il significato esoterico dei sacramenti, dal battesimo al matrimonio, è proprio meraviglioso, mi devo ricordare di mettervelo sotto. Salvatore è un addestratore, Salvatore è un addestratore della personalità, quindi è molto crudo in quello che dice, ok? Non parla dell'io sono, Salvatore. Noi dobbiamo leggere anche quello che dice Salvatore alla luce dell'io sono, ok? E questo. Poi, che cos'altro volevo dire? Ah sì, volevo rispondere a un'altra domanda. Tu stai riprendendo? Sì. A un'altra domanda di una delle nostre sorelle che ho letto nei commenti. E rispetto che mi aveva chiesto quale affermazione potesse far fare alla sua persona del cuore che pian piano si sta aprendo la consapevolezza spirituale affinché potesse questa, la sua persona del cuore, mitigare la sua introversione, i suoi autosabotaggi. Allora io suggerisco questo, visto che si sta proprio aprendo la legge, di fargli dire, di suggerirgli: io sono amore, io sono empatico, io sono amato da tutti, tutte le persone mi amano, io dono e ricevo amore continuamente, io ho una vita meravigliosa. Ok? La personalità si potrà ribellare a questo, proprio perché rispetto al fatto che
molto, può essere molto introversa, questa persona si può ribellare a questa cosa. Nel momento in cui affermi, il verbo crea. Quindi tutto ciò che succede nel momento in cui tu affermi è voluto dal tuo io sono. Ok? Ricordiamoci una cosa, ragazze mie. Siamo tutti eroi perché abbiamo scelto la vita sulla terra. E ciò che siamo venuti a sviluppare qui sono le qualità latenti dell'eroe. La prima indiscussa qualità è il coraggio. Coraggio viene dal latino cor cordis, cor habeo, che significa avere cuore, cioè la fede nella legge del Cristo. E compiere i passi che tale qualità ti detta di fare. Saltare proprio la staccionata del limite imposto e farne l'esperienza. Il viaggio dell'eroe è il viaggio dell'io per raggiungere l'autorealizzazione, l'individuazione e l'illuminazione. Ogni stadio della grande partita chiamata vita è dunque scandito dall'attivazione di precisi archetipi, cioè le forze in potenza che abbiamo, che dobbiamo portare a compimento, ok? Cioè gli archetipi sono dei modelli di riferimento a cui tendere, che gravitano su di noi, a cui dobbiamo tendere con il massimo delle nostre forze. Noi tali modelli li possiamo identificare, in questo caso li identifichiamo negli arcani maggiori, per esempio. Come vi ho spiegato nel video delle fiamme gemelle, il primo video, vi ho spiegato l'albero della vita e la Kabbalah, cioè i 10 Sefirot, ossia i 10 modi in cui Dio è conoscibile all'uomo, altrimenti inconoscibile, l'intelligenza divina, ok? E i 22 sentieri, come arrivare a tale conoscenza, sono identificati nei tarocchi, ok? Dallo 0, il matto, al 21, l'arcano mondo. E la partita è tutta rischi, trabocchetti, prove, tentazioni, ma ha le più alte ricompense. Quindi il viaggio dell'eroe è la chiamata verso i misteri dello spirito, il richiamo verso la scoperta di un mondo che sappiamo esistere al di là delle illusorie apparenze, al di là della 3D. In questo viaggio si deve affrontare e uccidere il drago, che è la propria ombra, l'ego inferiore, ossia tutti i problemi e gli ostacoli che cercano di sviarci dalla via della nostra realizzazione. Dall'io sono, tutti gli ostacoli che ci impediscono la realizzazione dell'io sono, o che, per meglio dire, ci spronano quegli ostacoli a manifestare il meglio di noi, cioè l'io sono che abbiamo affermato. E quindi è la sconfitta del drago. Affrontare il drago significa avere accesso al tesoro, che è la ricompensa per il coraggio, ossia il solo strumento per riprenderti il trono. Il trono, detronizzare l'ego e prenderti tu il trono, la tua volontà dell'io realizzato. E così edificare il tuo regno, essendo re e regine del vostro regno, i comandanti indiscussi, assumervene tutta la responsabilità della vostra creazione. E questo è il viaggio dell'eroe, lo ritroviamo in tutte le storie che ci hanno raccontato, cioè dai personaggi, dai passaggi, cioè, ossia i passaggi del viaggio dell'eroe. Che insomma, ovviamente la bella addormentata nel bosco, Cenerentola, Biancaneve, l'Odissea, la più grande storia, l'Odissea stessa è meravigliosa, dove il ritorno a Itaca rappresenta la piena illuminazione e realizzazione dell'io, dell'io sono, che è il padre. La casa, ok? Quindi, ragazze mie, quindi, un'altra cosa e poi partiamo. Non dovete essere positive. Silenzio stampa. No, vi spiego. Dovete essere realiste. E la realtà si chiama legge. Come diceva Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, siate realisti, esigete l'impossibile. Cioè, la cosa dell'essere positive, cioè, va sistemata, nel senso, io sono, non è che sono positiva, io sono realista, credo nella legge, punto.
Cioè, l'essere positiva implica la parte essere negativa, cioè il non credere, ma l'essere realista è credere nella legge che tutte le scritture ci hanno tramandato. Ok? Ok, ragazze mie, quindi detto questo, passiamo ad analizzare la settimana dal 18 al 24 luglio i nostri potenziali a cui anelare per sviluppare il nostro massimo successo in questa settimana e lavorare al meglio su di noi, insieme all'oroscopo del mese, ai nostri grandi archetipi e alle stese settimanali. Ok? Tu stai riprendendo? Sì. Quindi abbiamo il primo mazzo, tarocchi di Talema, che conoscete, i nostri tarocchi da borsetta, 6 metri per 4, i tarocchi delle stelle, e poi, che poi li vorrei usare di più questi tarocchi, ma sono talmente ingombranti che meravigliosi però. Allora, e poi abbiamo i tarocchi Grunge, Rock and Roll, ok? Ok, e partiamo dal primo mazzo. Allora, lo mettiamo qua perché partiamo dagli oracoli. E andiamo a vedere, per le mie ragazze e i miei ragazzi, settimana che va dal 18 al 24 luglio, per favore. Settimana che va dal 18 al 24 luglio. Quindi, che cosa vibrano all'interno, cosa andiamo a proiettare all'esterno, come ci dobbiamo comportare anche noi all'esterno per adempiere al massimo risultato, l'energia che coesiste tra interno e esterno. Allora, come stanno vibrando le mie ragazze? Cosa andiamo a proiettare all'esterno? Perché l'energia che esiste tra interno ed esterno. Ci mettiamo l'arcano maggiore che domina la stesa, ossia anche quello a cui tendere come archetipo, visto che abbiamo parlato di archetipi, per realizzare il nostro massimo successo in questa settimana. Allora, andiamo a vedere come stiamo vibrando. Vediamo. Tra due mondi, ragazze, ci stiamo spostando da una zona comfort, anche una zona tutta grigia, a un mondo a colori. Ciò vuol dire che iniziamo dentro di noi, questa è la carta che vige all'interno di noi, quindi pensieri, emozioni, sensazioni. Siamo in una fase intermedia in cui riusciamo finalmente a scorgere la bellezza e la meraviglia che si cela dentro le nostre profondità, abbandonando una zona grigia, una zona insoddisfacente. Quindi dentro di noi stiamo facendo un passaggio meraviglioso da un mondo grigio dentro di noi a un mondo a colori. Un risveglio. Molti di voi sono all'inizio del lavoro spirituale, quindi iniziano a vedere delle sorprese magnifiche, tutto gli sembra meraviglioso, anche a livello con una certa... tutto è sempre meraviglioso. Io parlo chi è all'inizio dell'evoluzione spirituale è soprattutto scioccato dalla bellezza dell'esistenza e quello che inizia a vedere, no? Poi, come ho spiegato nel mio video magia iniziatica, quella cosa si placa, inizia a vedere tutto in stato meraviglioso, perché l'euforia fa parte dell'inizio del lavoro spirituale, a volte porta anche alla a molto ego, cioè nel senso, ok, mi spiego, ma avete capito che voglio dire? Quindi l'euforia non è qualcosa all'inizio di meraviglioso il lavoro spirituale che può sopraggiungere. Quindi molti di voi si spostano al mondo grigio o al mondo a colori, quindi l'euforia però a volte ti può tirare indietro, ok? Ma non è per te quella cosa, sì, è il vecchio ego, chi è all'inizio del lavoro spirituale. Mentre chi è già, un lavoro già avanzato, comunque sia intermedio, inizia sempre di più ad andare incontro alla bellezza. Nonostante si possa trovare in situazioni anguste a livello interno, è perché c'è un in atto, come sappiamo, la destrutturazione del vecchio sé. Quindi tu a livello di te interno inizi a vedere i colori in questa settimana, seppur tu puoi avere delle zone d'ombra che le gestisci perfettamente, ok? Come abbiamo detto all'inizio del video sull'ego, ok? Inizi a vedere delle cose meravigliose in questa settimana all'interno di te. Vediamo cosa andiamo a proiettare all'esterno. All'esterno, ragazze mie, è tempo di andare. Allora, ragazze mie, questa è la carta che ti dice come approcciare in questa settimana per il tuo massimo successo, affinché questo passaggio sia definitivo nel mondo a colori, va bene? In tutte le aree della tua vita, ok?
E tempo di andare significa vai. Allora, pratica l'arte del benedire ciò che è stato e vai verso avanti, non ti voltare più indietro. D'accordo? Non ti voltare più indietro perché ti aspetta qualcosa di meraviglioso e sei alla porta, qui, di qualcosa di meraviglioso. Quindi, nella pratica, tu in questa settimana devi agire in assonanza con questa chiamata che ti sta arrivando di proseguire avanti, di non voltarti più indietro. Cioè, indietro c'è questa zona grigia, mi spiego? Invece qui c'è questa meravigliosa porta. Eccola, la porta si richiama a questo colore, a colori, e quindi vai dove la tua naturalezza ti porta, benedicendo tutto ciò che c'è dietro perché ti è servito per farti arrivare oggi alla consapevolezza spirituale di una nuova vita. E questo, ragazze mie, dobbiamo applicarlo in tutti i nostri campi. Va bene? Amore, lavoro, affetti, eccetera. Allora, questa zona grigia che cos'è? È come ci siamo comportati prima, tutto ciò che ci ha reso insoddisfatti, va bene? Di come ci approcciavamo agli altri, di come ci approcciavamo alla vita. Cosa ti sta dicendo questa carta? Tu in questa settimana interiormente ti approcci alla vita in modo completamente diverso, seppur hai rimasto gli vecchi. Come devi agire all'esterno affinché questo si concretizzi? Facendo praticamente, questa è la nostra pratica, tutto ciò che ti manda avanti piuttosto che indietro, seppur tu indietro il tuo passato lo vedi ancora, vai avanti, ti aspettano dei miracoli, ok? Ok, allora, adesso voglio vedere questa carta, ecco perché, Yang, ragazze mie, questa è la carta che già ha agito all'interno e all'esterno di te. Adesso ti dico una cosa meravigliosa, significa che tu stai come un caterpillar. Stai come un caterpillar perché praticamente tutto ti spinge ad andare verso... Hai riconosciuto il tuo potere con la carta Yang, mi spiego, il divino maschile questo, che ha agito dentro e all'esterno di te. Questo ha già agito dentro, cosa vuol dire? Che volente o nolente il tuo vecchio ego, volente tu, anima, nolente il vecchio ego, tu vai dritta incontro a qualcosa, delle scoperte meravigliose in questa settimana, laddove tu ti darai una pacca sulle spalle perché ti premierai per il tuo coraggio. Ok? Perché questa carta del coraggio divino maschile in azione, qua tu stai plasmando già la realtà, l'hai fatto già, ha già agito questa carta e tu vai a manifestare fuori delle situazioni all'esterno di te che sono sul ponte tra il vecchio e il nuovo. Va bene? Ora, mi sta arrivando subito una cosa, atteggiamenti, pensieri che hai avuto prima, tu ti devi sforzare di andare incontro a quelli nuovi che già hai messo in atto. Pensieri, parole, azioni che hai già messo in atto e che ti hanno fatto uscire da una zona grigia al mondo a colori. Continua a perdurare, a perseverare in quei pensieri, parole, azioni che ti hanno portato via dal mondo grigio. È chiaro? Continua a portare... Non so se sentite anche il vento che sta ululando. Non c'è il vento, non ulula. Vabbè, comunque sta volando il vento per dirvi, segui il vento. Quindi continuate ad usare quelle parole, quei pensieri, quegli atteggiamenti che vi hanno portato oggi a sentire questa meraviglia interna. Fatelo nella pratica perché avete il potere nelle mani, d'accordo? Ok. Allora, parlando di lavoro, ragazze, continuate a persistere nella cosa nuova che state facendo. Non so quali siano le vostre... cose, ovviamente siamo tantissime, qua ti stanno continuando a dire, se ti vengono dei sensi di colpa sul lavoro o qualche cosa, tu hai già lasciato qualche cosa, un'attitudine o hai dato un ultimatum sul lavoro a qualcuno, te ne sei andata in un posto di lavoro, hai paura che non possa trovare quello dei tuoi sogni, ehi, zitto, di l'ego, zitto, stai zitto, ok? Non vali una mazza, stai zitto. Devi dire all'ego e prosegui nel cammino che hai intrapreso perché sei guidata dalla forza Yang qua dietro, d'accordo? Continua nei tuoi pensieri, parole, azioni che ti hanno fatto passare dal mondo grigio al mondo dei colori e tu lo senti internamente che cos'è che ti ha fatto passare in questa cosa e nella pratica devi andare incontro a questo, d'accordo? Ok, in amore, ragazze mie, qua tu inizi a vedere i colori. Se stiamo manifestando una persona specifica oppure se non c'è l'amore ancora, qua tu inizi a vedere i colori a livello emotivo, e quindi sappiamo che a livello interno noi suggestionando la nostra interiorità con immagini di successo noi iniziamo ad attirare fuori il successo,
Non a caso tu nella pratica verso l'amore devi continuare a praticare quelle sensazioni di successo, d'accordo? Perché hai una carta Yang qui. O sta arrivando l'amore o è in questa settimana perché è tempo di andare. Significa che qua c'è una persona che sta arrivando a te. Ok? C'è una persona che sta arrivando a te con tutta sta carta Yang. Se c'è già questa persona, è tempo di fare un upgrade della vostra relazione, ragazze. Per passare da mondo grigio a mondo a colori. E seppur vedete ancora il grigio, voi persistete in questo. Fatto sta che qua la persona che ha questa combinazione di carte insieme a te, il fatto che questa persona è tempo di andare significa se c'è amore, se ti fa felice, se la stai manifestando, eccetera. Non parlo di situazioni anguste che danno infelicità, situazioni karmiche. Di conseguenza è tempo di andare, questa persona si appresta ad aprire una nuova porta insieme a te, con tanto di energia Yang che ha a seguito. Ok? Ragazzi, qua molti di voi stanno separandosi da una persona o stanno lasciando andare una vecchia storia, va bene? Tu senti già dentro di te la liberazione da questa situazione e devi proseguire, continuare ad andare verso una nuova porta, perché c'è un'energia a te che sta arrivando dirompente. Mi spiego? Ok. Andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore a cui dobbiamo tendere in questa settimana. È il Papa, appunto. In questa settimana c'è l'integrazione di una lezione spirituale fortissima, ragazze, eh? D'accordo? Facendo quello che abbiamo detto qua, il Papa ci dice che tu devi seguire solo la legge. È chiaro? E c'è, avverrà l'integrazione di una lezione spirituale potentissima in questa settimana, grazie al fatto di confidare in quello che abbiamo detto. Ok? Molte di voi stanno lasciando andare un matrimonio. Come ti dicevo prima, ho una relazione ufficiale che ha dato quello che doveva dare fino a quel momento. E che non è più supportabile a livello animico, mi spiego? E nella pratica ti dice questa cosa, continua, ok? Continua, ok. Adesso andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi. Vediamo. Allora, andiamo a vedere adesso di cosa parla tutto questo. Allora, di cosa parla tutto questo per i miei ragazzi e i miei ragazzi? Settimana che va dal 18 al 24 luglio. Di cosa parla? Andiamo ancora più a specificare nel dettaglio. Anche qua, ragazze mie, se c'era una persona sposata con cui avevate relazione, dove c'è amore tra di voi, ok? Se questa persona è impegnata o tu eri impegnata, ok? La lezione spirituale che doveva integrare questa persona, come anche tu, era proprio quella inerente al fatto di fare un passo verso l'evoluzione personale, visto che volete stare insieme, al di là se c'erano relazioni ufficiali che tu avevi o questa persona aveva, ok? È tempo di fare questo passo, integrando la lezione spirituale che è arrivata grazie a questa vostra relazione, di fare un salto oltre i limiti conosciuti, ok? Allora, adesso andiamo a vedere ancora da dove partiamo. L'energia che volge al nostro positivo in questa settimana, qui tendere il blocco che eventualmente ci apprestiamo a superare. Passato, futuro, passato, futuro. Energia che chiude. Un po' il succo di tutto qual è? E eccolo qua, abbiamo un re di denari, quindi parliamo anche di matrimonio. O comunque sia, abbiamo un re di denari che è anche la tua stessa energia su cui ti devi proprio sentire ferma e stabile, ok? Quindi abbiamo un re di denari. Alcune di voi stanno andando fuori da una relazione ufficiale, da un matrimonio, ok? Qua ti dicono come impraticarsi, ok? Ragazze mie, nella misura in cui può valere per alcune di voi, l'esterno di voi va via, ok? Sappi una cosa, guarda che ti sto per dire. Se sta andando via un marito, se è il vostro caso, ragazzi, dobbiamo adattarla sempre. Noi leggiamo proprio le grandi energie delle carte. Tu stai passando da un mondo grigio a un mondo a colori, eh? Cioè, questa settimana tu avrai la sensazione che il vecchio si sta togliendo, il non vederci più.
quella sensazione di non riuscire a vedere si sta togliendo e qua tu hai una schiarita in questa settimana. Questo può, il tempo di andare può anche essere la persona che va via dalla situazione, perché qua la situazione non è più conforme, se siete sposati per esempio, non è più conforme in linea ai dettami spirituali. Questo può valere per una o due, siamo tantissime ragazze, dobbiamo adattarla, ok? Ok, andiamo a vedere da dove partiamo. La forza, sì, ragazze, qua avete il coraggio di compiere delle azioni stratosferiche. Allora, arcano numero 11, la forza che mi domina la stessa, qua significa che siete investiti da forze divine, dal vostro io sono, io padre, per compiere dei passi e delle azioni che richiedono coraggio. Cor cordis, cor abio, avere cuore, avere fede solo e soltanto nella legge. Quello che tu hai affermato, fede soltanto in quello, ok? Anche sposarti con qualcuno, può essere anche questo, stabilire l'unione stabile. Ok, fatemi vedere, al nostro positivo cosa abbiamo? Abbiamo l'imperatore, non c'è dubbio, al positivo abbiamo l'imperatore, ragazzi. La costruzione abbiamo al nostro positivo. Mi spiego? È l'ordine, al nostro positivo si rimette l'ordine, laddove è mancato, con forza e coraggio, già due arcani maggiori. Qual è il blocco che ci apprestiamo a superare? Un cavaliere di spade, una comunicazione che è arrivata male, oppure comunicazioni che sono state brusche, oppure comunicazioni che non sono arrivate per paura, oppure comunicazioni che sono arrivate ed erano brutte comunicazioni che hanno destrutturato qualche situazione, oppure una comunicazione che doveva arrivare che non è arrivata. Ok, ho una mancanza di chiarezza. Ok, vediamo che è successo qua. Appeso, fermo, asso di spade. Allora ragazze, qua abbiamo avuto nel recente passato un fermo con un asso di spade, un cambio di prospettiva, o comunque sia un fermo, al di là se è un fermo o meno nel recente passato, un cambio di prospettiva che ha portato una chiarezza mentale. Adesso tu hai la forza di andare a rimettere l'ordine per una chiarezza che non avevi prima. Adesso questa chiarezza ce l'hai dentro al cuore rispetto a una persona o una situazione specifica. Fatto sta che tu nel recente passato hai avuto un cambio di prospettiva volto a sacrificare il tuo ego personale e o una chiamata o qualcosa, un asso di spade, un chiarimento riguardo a quello che dovessi fare tu, dovevi fare tu, o comunque sia della situazione. Questo ti permette di avere una forza incredibile adesso per andare a rimettere l'ordine laddove c'è stata una mancanza di chiarezza. Vediamo che succede qua. La luna. Wow, asso di coppe, ragazze. 5 di coppe, ragazze, qua molte di voi hanno un risveglio spirituale rispetto al senso di abbandono che hanno avuto. O danno per un nuovo amore che è entrato nella loro vita, un abbandono alle circostanze vecchie su cui hanno già riflettuto tanto. Ok? Allora, qua che cosa accade? A cosa porta questa forza? Allora, alcune di voi che hanno incontrato un altro uomo escono via o decidono di andare fuori da una relazione ufficiale, vabbè? Andando ad avere un risveglio spirituale rispetto a tutti i sensi di colpa che hanno potuto avere rispetto alla persona, al compagno ufficiale. Che succede qua? Infatti qua abbiamo re di denari, l'ordine viene ristabilito, ragazze mie, perché è il vostro potere che viene ripreso in mano, tu riprendi il tuo potere, è tempo di andare. Molti di voi che guardano lasciano una relazione ufficiale per andare incontro a un nuovo amore che hanno probabilmente già incontrato, o un risveglio spirituale che hanno, al di là del fatto se c'è un nuovo amore o non c'è, e vanno a infliggere un 5 di coppe. Cioè vanno a infliggere il senso di un risveglio spirituale rispetto a una malinconia, a un cosa ho fatto, cosa ho sbagliato, meno. Qua c'è la luna, ragazze. La luna ci parla di una gestazione. La luna ci parla di una gestazione che porta a compimento un risveglio spirituale in questa settimana. Quindi tutto ciò che era nascosto, qua c'è la forza che ti fa andare incontro a tutto ciò che è nel buio della tua anima. Ok, ti può dare delle preoccupazioni. Qua hai la forza spirituale che ti viene dall'alto, ok? Hai una forza spirituale per andare ad avere un risveglio spirituale che va a deludere le circostanze di sensi di colpa che puoi avere, di abbandono rispetto a una persona specifica che può essere tuo marito o una relazione ufficiale, ok? Ora facciamo altri scenari. Allora, ragazze. Rispetto, allora, sì,
Allora, qualsiasi cosa succede in questa settimana è per il tuo massimo bene, te lo dico, eh? Perché qua abbiamo carta Yang. Qualsiasi cosa è per il tuo massimo bene che ti fa riprendere in controllo la tua vita. Qualsiasi cosa accade, questo è per tutti. Laddove c'è stata una mancanza di chiarezza, di comunicazione, qua ce l'hai. Qualsiasi cosa succede in questa settimana, ragazze, è a tuo vantaggio. Perché tu passi da un mondo grigio, laddove non avevi chiarezza, a un mondo a colori. D'accordo? Ok. Ragazze, allora, qua è possibile alcuni di voi che arriva un nuovo amore, ok? Un nuovo amore che proprio ha a che fare e ti può dare un po' di tribolazione con la luna rispetto a dei dubbi che puoi avere. Fatto sta che questo nuovo amore ti porta a un risveglio spirituale. Forse è anche, oppure è una persona che tu già sai, che tu conosci, che al di là di quello che tu non sai, può invitarti a uscire, una nuova opportunità insieme, mi spiego? E tu passi da un mondo grigio, da cose che non sapevi della luna, a un mondo a colori, con l'asso di coppe, ok? Qua c'è tempo di andare una persona che fa delle scelte animata dall'energia Yang, che è il divino maschile che noi abbiamo qua all'imperatore, perché sente la connessione profonda con te. Dobbiamo adattarla, ragazze. Ok. Ora, ragazze mie, parlando del lavoro, questa stesa mi sta dicendo che tu chiaramente nel recente passato hai capito che cosa vuoi davvero. Eccolo qua, appeso con l'asso di spade. E hai adesso una forza talmente alta che domini gli istinti più bassi, quelli brutali, tanto da farti guidare dal tuo intuito femminile, la donna che regola il leone, ok? E riprendere il controllo della tua vita, andando a chiarire, a parlare laddove non hai avuto il coraggio. La luna qua ci parla di quello che andrai a fare rispetto alla gestazione di quello che tu hai dentro, che ti darà un risveglio spirituale, una nuova opportunità a livello lavorativo, emotivamente appagante, che va a toglierti ogni tipo di sensazione, di frustrazione, di sensi di colpa, di malinconia, un sentirti abbandonata dalle circostanze, che è un po' come l'autostima, ok? Ok, andiamoci a mettere adesso delle carte sulla luna. Cosa parla la luna? L'eremita. 9 di bastoni. Allora, ragazze, qua alcune di voi hanno paura di una nuova relazione o hanno paura di quello che devono andare a fare. Ragazze, dietro la paura c'è il desiderio. Ok? Tu scoprirai in questa settimana, grazie alla luna, che è l'astro che illumina le nostre notti buie dell'anima, ok? Quindi sei guidata dalla forza, sei guidata dalla parte femminile, riprendi in mano il controllo della tua vita. Di conseguenza, all'interno della notte buia dell'anima, che può essere i dubbi, le incertezze, eccetera, che cosa ci insegna la carta dell'eremita? L'eremita ci insegna che tu, con la tua introspezione in solitudine, la giusta introspezione, farai una scoperta, che l'asso di coppe è possibile. Il risveglio spirituale è anche un'opportunità d'amore o di lavoro, questo è possibile, ok? Perché qua, rispetto all'amore, qua c'è l'opportunità d'amore di una persona da tanto tempo lontana anche, mi spiego? Perché qua o energeticamente oppure lo vedi, ok? Perché l'appeso mi va a specchio con l'asso di coppe, uno che si è allontanato per molto tempo, e quindi nonostante tu sapessi, hai chiara la cosa, nel recente passato, con la luna a specchio, tu a livello intuitivo, come ci detta la luna, con il tuo femminile, sai la risposta, ok? Questo asso di coppe di cosa ci parla? L'asso di coppe che avranno le mie ragazze in questa settimana, non c'è dubbio, 3 di denari. Allora, alcune hanno proprio la collaborazione con l'altra persona nel trovare funzionali compromessi che vada avanti per portare avanti il rapporto, ok? L'asso di coppe è anche un invito a uscire, nonostante qua, e tu sai che anche un gesto anche più piccolo di quello che pensavi porta ad avere tutto, porta a una gestazione più grande nel futuro per eliminare ogni senso di frustrazione. Magari uno fa un gesto, fa qualcosa che non ha fatto per diverso tempo e tu vedi dentro in quel gesto la gestazione di qualcosa di più grande. Mi spiego? Con il 3 di denari qua non c'è dubbio, asso di bastoni, sì. Un altro asso. E il 5 di coppe che cosa consiste? Qua c'è la decisione,
Ok, qua c'è il giudizio, ciò vuol dire che qua vengono elaborate delle cose del passato inerenti a questo senso di frustrazione, di angusto, questo senso di dolore, ok? Questo risveglio spirituale che c'è tra te e un'altra persona o comunque su di te porta all'elaborazione di quella malinconia che tu dovevi attraversare. Che significa questa elaborazione di questa malinconia? Dovevi attraversare delle fasi per avere il risveglio spirituale che me lo rimarcano col giudizio, cioè la decisione di andare incontro a quel richiamo utilizzando pensieri, parole, azioni differenti dal passato. Quel passato che ti ha indotto ad avere un 5 di coppe con questo risveglio spirituale qui. Qua c'è, ragazzi, una gestazione o degli eventi che ti portano ad avere una gestazione interna che va a eludere ogni tipo di senso di malinconia, degli eventi, quindi ripetiamo, o interni o esterni, tutto ciò che è esterno a te è un riflesso del tuo interno che ti porteranno ad avere, lo ribadiscono due volte, un risveglio spirituale, una chiamata che ti fa riprendere il controllo, una chiamata interna proprio, al di là se ce l'hai fuori o meno, che ti portano a riprendere il controllo della tua vita con l'imperatore in questa settimana. E ad eludere ogni senso di malinconia o di abbandono per le tue circostanze, d'accordo? Di nuovo l'asso di bastoni. Quindi, se parliamo d'amore, anche qui, ragazze, c'è una persona importante. Questa energia qua dice che anche se tu puoi non vedere la persona di là, quindi se la vedi o meno, ma se non la vedi, questa luna è foriera di una gestazione. La luna è anche l'archetipo madre. E la gestazione, in questa gestazione tu avrai in questa settimana un risveglio spirituale che va a infliggere sul 5 di coppe. Cioè va a infliggere il fatto che tu non ti senti più abbandonata da sola, eccetera. Ok? Ma era un percorso funzionale rispetto a una persona specifica. Perché questa persona c'è il rinnovo dell'amore per te. Ok? Ok, andiamo a fare un po' di specifica su questo. Vediamo. Un po' di specifica su questo, con queste qua. Vediamo perché una persona nel cuore la sta manifestando. Ah, questo è la giustizia. Allora, ragazze, dalla giustizia al contrario, cioè laddove non c'è stata giustizia, ragazze, ok? Qua di nuovo c'è il 10 denari, molto in matrimonio. Quindi qua c'è per alcune di voi, ok? Una persona che laddove ci sono stati, ci sono dei contrasti, qua sta avendo un risveglio spirituale su quei contrasti lì. Quindi per chi sta manifestando o ha una persona nel cuore, per favore, una lezione spirituale inerente a quei contrasti, delle credenze anche, delle nuove credenze devi andare a incamerare in questa settimana grazie al lavoro che vai a fare. Sì, ritardo, allontanamento, trattative. Ok, adesso vi dico un'altra carta. Un'altra carta, per favore, per le mie ragazze, a cosa porta questa elaborazione spirituale? Vittoria, coraggio, viaggio, trionfo su nemici, ok. 5 di bastoni, denaro, lotta. Allora, ragazze, qua si stanno risolvendo delle questioni, o questioni legali che non sono andate a buon fine, oppure la giustizia che deve essere riportata, la giustizia nella legge, un ritardo, un allontanamento rispetto a questo. Ok, questo porta, questa gestazione che tu stai avendo in cui si ha un risveglio spirituale laddove tu non senti più questa situazione angusta nel 5 di coppe, porta alla vittoria, al coraggio, coraggio, diciamo, coraggio sotto coraggio, di sentire la fede nella legge e di trionfare su tutto ciò che ha comportato del disagio. Va bene? 5 di bastone ci parla delle conflittualità interne, anche della lotta per qualcosa, mi spiego? Adesso ci andiamo a mettere un'altra carta, le prendiamo con queste. Aspetta. Dove le ho messe? Dove le ho messe? Aspettate, eccole queste. Su chi sta manifestando ancora una persona specifica, per favore? Eccola qua, ragazzi, te l'ho detto, imperatrice, imperatore. Cioè, questo non vede che te, su una persona specifica, molte fiamme stanno guardando. Questo non vede che te, laddove non c'è stata giustizia, deve essere ripristinata. E tu lo sai all'interno, perché lo scopo dell'incarnazione è quello di sentire la fiducia nella gestazione di quello che tu hai chiesto. Ok, ancora persona specifica nei tuoi confronti. Svago. Ok, ti vuole invitare da qualche parte. Speranza, una persona specifica nei tuoi confronti. La papessa, sì, ragazze, ok. Se eravate la donna in ombra, per esempio, questo vale per alcune, no, avete capito?
la manifestazione di questa situazione, ok? Cioè portarti fuori. E questa è in gestazione, sta seguendo l'intuito e anche le tue manifestazioni, le tue assunzioni. Da che c'è stata una perdita, qua si sta avendo qualcosa di grosso, di elaborato. Non a caso tu stai emanando la frequenza dal mondo grigio al mondo a colori. Non è ancora arrivata la porta, tu devi praticare le tue assunzioni e affermazioni conformi alla fede solo e soltanto nella legge, perché stai integrando le nuove credenze dell'io sono. È chiaro? Ok, andiamo a metterci adesso un consiglio. Tu stai riprendendo per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo marzo, per favore, un consiglio. Sì, non c'è dubbio, ragazze mie. Guarda, saggezza del ancestrale, assetto del territorio. Sai cosa vuol dire questa carta? Che laddove altri sono andati senza portarsi a casa il tesoro, tu vai lì e ti porti a casa il tesoro. Significa che tu, qua c'è una luna, qua c'è una luna, la gestazione, tu sai esattamente che va a finire come dici tu. Hai una saggezza ancestrale che ti arriva direttamente dall'alto con la forza, che va a dominare gli istinti più bassi, quelli che sono sulla, per la sopravvivenza, ma tu hai già fatto il salto, l'arcano numero 11, cioè hai il dominio delle, con le cose si ottengono con la fede, il divino femminile, ok? Wow, ragazzi miei, che settimana! Ovviamente, man mano che andiamo avanti, le nostre avventure, il viaggio dell'eroe si fa sempre più cazzuto, si può dire così, sempre più avvincente, ovviamente, più cresce il potere, il vostro potere, ragazze mie, più le avventure sono avvincenti. Quindi, veramente meraviglioso. Io vi auguro un in bocca al lupo strepitoso. In bocca al leone. E quindi, ragazze mie, vi stringo forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo, i tarocchi delle stelle, li mettiamo qua e andiamo a vedere quali sono i potenziali di questa settimana per adempiere al nostro massimo successo quotidiano. Allora, per i miei ragazzi e le mie ragazze del secondo mazzo, settimana che va dal 18 al 24 luglio. Allora, vediamo come stanno vibrando loro interno le mie ragazze, cosa vanno a proiettare all'esterno, circostanze specifiche, persone, situazioni, già lo sapete, energia che coesiste tra interno ed esterno, che lega, perché ci mettiamo un arcano maggiore, ossia l'archetipo dominante a cui tendere per la realizzazione del nostro massimo successo in questa settimana. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere come stiamo vibrando all'interno. No, ragazze, così state orfani. Ragazze, dai, allora, che cosa vuol dire quando esce questa carta? È l'arco che si tende indietro per spiccare il volo sempre più lontano. Allora, è come se vi sentite manchevoli di qualcosa. Ok? È come se vi sentite abbandonati o comunque sia state vivendo un processo di disidentificazione del vecchio sé. Chi più, chi meno. Chi è su un percorso spirituale già da tanto tempo, con tanti doni spirituali già integrati, la sente molto meno questa cosa. Chi invece all'inizio la sente un po' di più, quindi è a seconda dei gradi di consapevolezza e coscienza spirituale. Quindi questa carta ti dice autostima, autostima, noi siamo Dio, non c'è altro Dio di apostrofo io all'infuori di te. Quindi per le ragazze nuove invito a guardare direttamente l'ultimo video che ho postato sulla playlist L'arte del vivere, cioè il primo, proprio per andare a rinforzare questo, per capire che cos'è il padre con le sue concezioni, concepitore, concepito, ok? Per rinvigorire l'ego, per addestrare l'ego e rinvigorire l'ego superiore, cioè l'anima. Allora, già la frase di questa settimana con questa carta è questa: io sono magnetizzata dall'universo.
Io possiedo e ottengo d'ora in poi e per sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Quindi, a seconda di chi è, se siete in un grado di elevazione spirituale più avanzato, rifare il percorso del dolore, eccetera, adesso ormai l'avete interiorizzato, non serve. Se siete all'inizio, no? Avete iniziato da poco a guardare il canale, a seguire il percorso, quindi ci saranno dei momenti quando si destruttura il vecchio sé, che ci sono fenomeni di resistenza inevitabili. Come ho spiegato, come spiego, sto spiegando sempre, il vostro ego, quando iniziate un lavoro su di voi, vi farà la guerra. Perché mettetevi voi nei panni del vostro ego, che vi tolgono il trono per 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni e 80 anni che ha dominato lui. È chiaro? Quindi può crollarvi il mondo addosso. Ma quella è la manifestazione del nuovo sé. Mi spiego? È il coraggio, è l'eroe, è il cor cordis, corabio, avere cuore che persiste e che dà il tesoro, la vittoria. Persistere in tutte le manifestazioni che tu vedi anguste. Siccome questa è la carta interna, ragazze, quindi è la vostra sensazione interna, come se vi sentite manchevoli di qualche cosa, ok? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È chiaro? Tu vieni dall'infinita abbondanza, tu da lì sei venuta o sei venuto. È chiaro? Ok, quindi arriva l'ego, stai zitto, stai zitto. Io solo e soltanto io ho potere sulla mia realtà, io manifesto sempre tutto ciò che io voglio. Ok? Ok, quindi io sono coraggiosa, io sono meravigliosa, io sono benedetta, io sono protetta. Ok, andiamo a vedere come si sviluppa e poi andiamo a vedere altre frasi. Vediamo cosa andiamo a proiettare all'esterno. Ragazze, l'isola del tesoro. Con la fronte, ok, ci siamo. Allora, l'isola del tesoro è una carta meravigliosa proprio qua, ok, all'esterno. Mo' ti dico una cosa, stammi bene a sentire. Con questa carta qua, tu hai trasmutato una roba atavica che tu nemmeno te ne sei resa conto all'interno. Cosa vai a trovare fuori? Un tesoro. E questa è anche la carta su come devi agire in questa settimana per fare lo switch di coscienza da qui al livello successivo. La carta dell'isola del tesoro ti dice: ci sei sopra! Ci sei sopra! Sull'isola. Sta a te trovare dove sta la X. Ok? Sull'isola del tesoro ci sei già. Quindi quali azioni, quali pensieri e quali parole devi adottare in questa settimana per andare incontro alla tua isola del tesoro? Ce lo dice la carta dell'isola del tesoro. Praticare pensieri, parole, azioni che sono conformi al fatto che tu hai abbattuto il drago. Quello che dicevamo all'inizio del video, nel viaggio dell'eroe, il drago sono le paure, scusami, e le frustrazioni che ti arrivano conformi a quando tu inizi un lavoro su di te. Il drago, l'ego, interviene perché non vuole lasciare il trono. Pensieri, parole, azioni conformi alla nuova legge, è chiaro? Ok. Questo a cosa ti porta in questa settimana? A fare quelle scoperte che ti porteranno ad alzare il livello di frequenza. Ok? Come ho detto all'inizio del video, no? Quando tu l'ego interviene, tu oltre a farlo stare zitto, a dargli una clavata addosso, proprio una clavata, ok? Tu gli inizi a elencare tutti i piccoli miracoli che stai facendo. Se hai iniziato da poco, ti invito a guardare sempre i miei video per capire come si fanno i miracoli, come ci si impratica con la legge spirituale. Tipo, esco da casa e dico: stamattina mi offrono il caffè. E dopo un po' uno ti dice: vuoi un caffè? Ok? Inizia a elencare tutti i miracoli che hai fatto. Questo ti permette di fare una scoperta meravigliosa all'esterno e di capire che ci sei già. Sei già. Io ce l'ho già. Ce l'ho già. Ci sono sopra. Ce l'ho già. È chiaro? Quindi nelle questioni lavorative, affettive, tutte le altre circostanze, orfani e la carta interna.
che ti dice che sei passata già a un livello di coscienza superiore, perché ti senti, molti di voi, come mi avete anche scritto in alcune mail, che iniziano a non sentirsi più parte di certe comitive, di certi gruppi di amici, o che è come se non hanno più niente da scambiarsi. È normale, perché persone e circostanze facevano prima parte del tuo vecchio sé e rispecchiavano la tua frequenza. Continua a persistere in quello. L'isola del tesoro ti dice: questo salto che hai fatto ti permette in questa settimana, praticando quello che abbiamo detto adesso, di trovare la X. Cioè, la X tu la trovi all'interno di te dicendo quello che abbiamo detto di dire e di fare. E quello ti permette di trovare il tesoro, la X vera, dove sta in questa settimana, per aprire questo scrigno meraviglioso all'esterno di te. Quindi il lavoro che hai fatto su di te ti apre un tesoro all'esterno. Ora, ragazze mie, mo ti dico una bellissima cosa. Se stiamo manifestando l'amore, ragazze, molte di voi lo trovano in questa settimana, se non c'è nessuno. Ci arriva qualcuno di magico, può valere per alcune, per altre che stanno manifestando una persona specifica, per questa persona in questa settimana è come se per magia si rende conto che tu sei il suo tesoro più grande, mentre tu stai così, questo dice: ma che tesoro è? È qualcosa di meraviglioso, uno scrigno meraviglioso, ok? Mo andiamo a vedere qua, perché? Ragazze mie, c'è anime gemelle, ecco perché. C'è la persona che si rende conto che siete uniti da un patto animico. Un patto animico. Ah, questa è la carta che sia anime gemelle che fiamme gemelle. Quindi, ragazze, ecco perché. E quindi molte di voi stanno affrontando il processo alchemico, chi più, chi meno, a seconda dei livelli di coscienza spirituali, ok? Stanno affrontando il percorso alchemico in questa settimana di sentirsi di trasmutare l'ombra in luce, dato magari da una separazione dall'anima gemella, fiamma gemella, soprattutto fiamme gemelle. Di conseguenza, tu in questa settimana, da questo momento di elaborazione animica interna, tu vai fuori a proiettare la persona stessa, o energeticamente o la vedi, che trova il tesoro in te, è chiaro? Perché questa è la carta che già ha agito tra di voi, nella consapevolezza del lavoro di anime gemelle o di fiamme gemelle, d'accordo? Quindi tu ti devi sentire già completa in te, va bene? Quindi io sono amore, io sono luce, io sono amata, ammirata e rispettata da tutti, prima sul self-concept, cioè proprio sul concetto di te stessa, e poi una frase sulla persona stessa. Io sono sempre stata la sola ed unica donna o uomo che X ama e con cui X vuole stare. Io e X siamo felicemente sposati. Cioè, immaginatevi di tutto questo in questa funzione, ma non con l'ossessione, come ho spiegato. Riguardatevi il preambolo di questo video, ok? Del video proprio delle previsioni settimanali, quando arriva l'ossessione. Che cos'è? Quindi, di sentirti all'interno pregna di te stessa e quindi essere conformi al patto che quando arriva un'anima gemella, la fiamma gemella soprattutto, vuole portarti al massimo di te, alla massima espressione di te, d'accordo? Ok. Qua, ragazze mie, avrete anche degli incontri in questa settimana con delle persone, amici, che scoprirete essere delle persone a voi affini, che vi aiuteranno proprio a uscire fuori da una condizione di inconsapevolezza, scusami, non di consapevolezza, di sentirsi soli, ok, perché avete eliminato le vecchie amicizie, eccetera. Qua in questa settimana arriveranno delle persone affini al vostro cuore e con cui sentirvi gioiose, con cui sentirvi che vi completate, amici stretti, amiche strette, mi spiego? Che vi proprio sosterranno nel percorso animico. Ragazze, qua nel lavoro, adesso ti dico una cosa, nel lavoro molto interessante. Allora, qua nel lavoro ti è richiesta, ragazze mie, di cercare quello che... Allora, siccome questa carta anime gemella ha già lavorato all'interno di te, significa proprio un po' come la carta di amore fedele di questo mazzo. Allora, l'anima gemella chi è?
la persona che ti permette di essere nei tuoi talenti, nei tuoi potenziali senza giudizio. Quindi qua tu hai fatto un lavoro su di te che ti ha permesso fino a questo momento di capire quali sono le tue qualità, i tuoi talenti, i tuoi potenziali, ok? Ok. Quello che ti porta questa carta, l'anime gemelle, è essere sempre fedele a quello che tu hai scoperto di essere per te stessa, bene, nel lavoro. Questo a cosa ti porta all'esterno di te? A essere conforme a quegli ideali e andare a trovare all'esterno di te il tesoro che fa per te, nel lavoro. Cioè il lavoro che ti dà il tesoro vero, che è manifestazione dei tuoi talenti, non tanto stare nel cercare quella cosa che ti fa stare bene economicamente a livello proprio di ideale, ma ciò che ti fa stare bene a livello emotivo, perché è quello che poi fa fruttare anche l'abbondanza sul piano materiale, ok? E in tutte le circostanze lavorative, ragazzi, perché siamo tantissime, devi andare avanti su questo ideale, conforme ai tuoi nuovi ideali di cuore che ti permettono di creare abbondanza nella materia. Ok? Allora, che altro vi voglio dire qua? Sì, perché tu troverai nel lavoro delle cose eccezionali in questa settimana, per un lavoro che hai fatto su te stessa, con la carta anime gemelle, e anche delle persone che ti aiutano a realizzare i tuoi obiettivi sul piano lavorativo. Ok, fatemi vedere l'arcano maggiore. Sì, ragazzi, non c'è dubbio. Qua c'è il carro, che è il trionfo, il pieno trionfo, il pieno avanzamento nelle questioni o affettive o lavorative o altro, qualsiasi cosa, laddove tu ti sei sentita esclusa, orfana, dove tu senti un po' di inquietudine. Trionfo pieno. Siccome la carta del carro ci indica anche come adempiere al pieno trionfo, cioè gli istinti più bassi dei due cavalli qui devono essere dominati da una volontà di ferro, affinché i cavalli vadano nella direzione della tua volontà. E quindi i tuoi ideali devono essere fissati dentro di te con le affermazioni e la fede cieca nella legge, affinché i cavalli vadano nel pieno trionfo delle situazioni lavorative ed economiche. Ed emotive. Ok, qua c'è anche il pieno trionfo di una persona che vuole, che fa proprio la scoperta del tesoro che tu sei all'interno di questa persona, perché la carta anima gemella ha già lavorato all'interno di questa persona e questa persona si sente compreso in tutti gli aspetti con te, non si sente giudicata questa persona, ok? E quindi dà il meglio di se stessa con te, solo e soltanto con te. Ok, wow, andiamo a vedere adesso di cosa parla quest'isola del tesoro e tutto questo. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo, di cosa parla quest'isola del tesoro, questo trionfo? Di cosa parla quest'anima gemella? Qua c'è proprio una persona che fa la scoperta che sei tu, che hai il cuore, la chiave del cuore di questa persona. Chiave del cuore che cos'è? La capacità di sentirsi autentica insieme a un'altra persona, ok? E tu pure, per te pure è la stessa cosa, ma tu stai facendo un lavoro di trasmutazione, o l'hai già fatto, a seconda dei livelli spirituali, ragazze mie, ok? Di consapevolezza spirituale di ognuna di voi. Fatto sta che abbiamo il trionfo, il pieno trionfo, il carro delle proprie capacità. Allora, andiamo a vedere da dove partiamo. Qual è l'energia che volge al nostro positivo? Il blocco che eventualmente ci apprestiamo a superare con quegli orfani lì. Passato, futuro, passato, futuro e energia che chiude. Vediamo un po' il succo di tutto un po'. Sì, ragazze, qua abbiamo un paggio di denari con il termine apprendista anche qua, quindi parliamo di un nuovo inizio concreto, stabile, su basi solide, anche una telefonata, concreta, stabile, qualcosa di un nuovo inizio, che parla di un nuovo inizio. Vediamo un po', vediamo, vittoria ragazze, 9 di coppe, realizzate un desiderio in questa settimana, questa è l'energia,
Quindi abbiamo un 9 di coppe, piena soddisfazione emotiva, un desiderio che si realizza. Questo mi domina la stesa, con un nuovo inizio. Bellissimo, ok. Andiamo a vedere il nostro favore, che cos'è? Il nostro favore? A nostro favore abbiamo 4 i denari, ragazze. La costruzione di qualcosa a nostro favore. E anche la costruzione volta anche all'apertura, perché abbiamo un beneficio che ci va incontro in questa settimana. Perché il 4 di denari è un'energia di costruzione, la voglia di costruire sulla base di quello che si ha già e quindi andare incontro anche a confini, a delle... no, confini sconosciuti non si dice. Vabbè, aprirsi anche al nuovo. Il 4 di denari in negativo è anche una resistenza, no? Non voler uscire anche da una zona comfort. Invece qua, in questo caso, si costruisce sulla base di quello che si ha già per edificare qualcosa proprio di solido, ok? Ok, qual è il blocco che ci apprestiamo a superare in questa settimana? Il Papa, le credenze, ragazze. L'insegnamento. Allora, qua noi andiamo a superare, quindi non è tanto più un blocco, comunque sia, il Papa qua, con questo desiderio che viene raggiunto, realizzato in questa settimana, sono le credenze che vengono interiorizzate grazie al lavoro che hai fatto su di te, che non sono state interiorizzate fino a questo momento perché... per vari motivi, abbiamo la carta orfani qua, ricordiamo, e quindi era quest'orfani è connaturato al fatto che le credenze si dovevano suggellare nel tuo subconscio, non a caso il tuo subconscio c'è orfani, quindi il blocco era lezioni spirituali che portano all'integrazione di nuove credenze, che non abbiamo voluto acquisire determinate lezioni spirituali perché le abbiamo ripetute magari più volte perché non volevamo ammettere determinate cose. Ok, adesso ce l'abbiamo fatta. Quindi qua abbiamo il superamento di questa condizione, o anche imporre a se stessi delle credenze che ormai erano obsolete, in virtù del vecchio sé, mi spiego, quindi ci imponevamo delle credenze che erano obsolete, magari riguardo all'amore, riguardo al lavoro, ok? Ok. Magari la credenza obsoleta era proprio quella di non sentirsi meritevole, orfani di un grande amore, oppure che era proprio... conforme a questa stesa anche. Vediamo un po' che è successo qua. Imperatore abbiamo. Ah, 7 di coppe. Allora ragazze, qua io vi dico una cosa. Voi avete, allora, lavorato bene sulla parte immaginativa. Perché qua abbiamo la realizzazione di una vittoria, un sogno, un desiderio rispetto a una persona specifica che può essere l'imperatore. E quindi anche qua fiamme gemelle stanno guardando e quindi la trasmutazione del dolore di fiamma è qualcosa che a volte ci si perde e altre volte invece c'è qualcosa di più grande della perdizione, in quel senso della confusione, che ti porta a manifestare esattamente l'agognata meta a cui l'incontro di fiamma anela, prima all'interno di te e poi nella manifestazione della riunione. Allora, cosa ti ha portato adesso alla realizzazione in questa settimana? O a livello energetico ci sarà questo pieno pagamento emotivo o nella realtà di fatto, va bene? Quello che tu superi, l'integrazione delle nuove credenze, cioè tu integri qualcosa di nuovo. Che è successo nel passato? Che c'è stata proprio la volontà, l'imperatore, di qua il 7 di coppe, l'immaginazione anche, no? Di fare una scelta conforme a quello che ci faceva sentire bene e appagate. Nel recente passato abbiamo preso in mano la nostra vita facendo le giuste visualizzazioni per avere adesso un appagamento emotivo, integrando le nuove credenze. Questa è una delle accezioni. Da dove ti può aver dato una persona specifica, che può essere un imperatore della confusione, oppure ti ha portato, ti ha potuto portare, ma qua non è tanto confusione perché mi finisce col 9 di coppe. Qua è più che altro le visualizzazioni che hai fatto rispetto a una persona, perché ti sei ripresa in mano il controllo, ti portano in questa settimana ad avere un pieno pagamento emotivo e un nuovo inizio, d'accordo? E quindi anche vediamo, andiamo a vedere qua adesso. Aspetta, adesso ti dico una cosa. Vediamo prima e poi ti dico. Perplessità. 2 di denari. 9 di spade. Speranza. 7 di spade. Allora ragazze, qua andate incontro proprio a uno scontro titanico con l'ego. Però vincete voi, perché avete l'isola del tesoro. Allora... ragazzi, allora, l'ego, chi più chi meno, a seconda dei gradi di consapevolezza spirituale, vi farà la guerra, come vi dico sempre. Voi questa settimana andate a scoprire un tesoro. Grazie e avanzate, trionfate in merito a questo. Che cosa succede qua?
che qua c'è la perplessità su qualcosa. Allora, voi qua a livello energetico volete realizzare qualcosa o lo realizzate, perché comunque a fondo mazzo abbiamo un nuovo inizio. Qua ci possono essere delle perplessità legate al 9 di spade, delle perplessità, non saper cosa fare, legate a dei dubbi, a delle incertezze, a delle preoccupazioni. Quindi, stando nel mentale, ci sono paure e preoccupazioni inerenti a qualcosa, al raggiungimento di questo vostro obiettivo. Questa cosa che mi chiude con la dicitura speranza, che poi qua è un 7 di spade, mi chiude con la speranza, che cosa vuol dire? Tu in questa settimana, con a capo il 9 di coppe, tu vai a realizzare effettivamente la possibilità del tuo obiettivo, come dato di fatto, dato certo. Ok? Tu vai a realizzare in questa settimana l'obiettivo della tua realizzazione emotiva di un sogno, di una cosa, e a favore hai il 4 di denari, che è proprio la costruzione. Tu vai a integrare le nuove credenze del Papa, che sei stata riluttante a integrare. Fondamentalmente il credo nella legge e la fede nella legge cieca. Ok? Tu andrai a fare in questa settimana delle esperienze, trovando dei miracoli esterni, praticandoli anche, che ti porteranno ad avere la speranza rispetto ai dubbi che puoi avere per le preoccupazioni che vedi nella realtà 3D. Anche se non ci sono cose evidenti che ti fanno stare così orfani, tu andrai in questa settimana ad andare incontro, appunto, alla speranza effettiva di realizzare quello che vuoi. Io sto ribadendo che il termine sperare deve essere debellato dal vocabolario, perché speranza significa non avere quella cosa. Stare nell'io sono, nella fede cieca, nella legge, che è quello che ti è costato fare, perché c'era tanto ego da elaborare, o comunque non sapevi come gestirlo. Ovviamente, ragazzi, dipende dalla consapevolezza spirituale di ognuna di voi. Magari qualcuna di voi è all'inizio o ha bisogno di più prove, più test. Ok, come vi se dico sempre, quando iniziate il lavoro spirituale, iniziano i disastri. E quei disastri è il tuo ego che non vuole farti realizzare quella cosa, altrimenti tu lo togli dal trono, definitivamente. E quella credenza, appunto, sta al blocco che superiamo in questa settimana affinché noi realizziamo quello che vogliamo. Siccome le perplessità che ti possono venire in questa settimana portano all'uscita per un nuovo inizio, ok? Tu devi sapere che devi confidare, come abbiamo detto all'inizio di questo video, no, di questo, del preambolo delle stese settimanali, come si fa ad abbattere l'ego in questa settimana. Quindi riguardiamoci il preambolo senza andarmi a dilungare qui, adesso faccio altre sfaccettature. Per andare incontro a questa integrazione. Ora, alcuni di voi sono totalmente consapevoli di una persona, va bene? Che c'è il rapporto anima gemella, fiamma gemella, perché volete vincere qua con 9 di coppe. Per vincere questa vittoria, per avere questa vittoria rispetto a un vostro imperatore, questa settimana il test sarà quello di andare incontro solo e soltanto alla legge spirituale. Questa persona ha delle perplessità nei tuoi confronti, perché queste perplessità gli danno vergogna per quello che ha potuto fare, se la conosci già. Ok? Quello che ha potuto fare, e questo gli genera il motore alchemico della trasformazione. Il fatto che tu l'abbia potuto anche perdonare, o a livello energetico, che sente le tue benedizioni, o anche a livello proprio di fatto che gliel'hai detto, gli provoca vergogna rispetto a delle situazioni di comportamenti disonesti che ha avuto col 7 di spade. Lo leggiamo anche nell'accezione del 7 di spade canonico. Quindi, questa persona vuole un nuovo inizio, paggio di denari. Non a caso, per questa persona, sei in questa settimana la rivelazione, il tesoro più grande. Ok? Anima gemella è la consapevolezza di questa persona, ma lo sai anche tu, anche se ti vedo in questa veste di orfani. Ma abbiamo capito come eludere la circostanza dell'orfano in questa settimana. È un test ancora per te, per superare ogni tipo di ostacolo tra te e la realizzazione di quello che vuoi, perché quello che vuoi è già definito sul piano delle idee perfette della quarta dimensione. L'ostacolo che puoi trovare è funzionale a farti venire fuori ancora di più la forza e la consapevolezza nella sola legge. Ora, quindi, infatti, questa settimana a tuo favore abbiamo il beneficio del 4 di denari, che è il beneficio di
stare nella propria zona, essere confortati da quello che si ha per andare incontro ai massimi ideali, ai massimi obiettivi. Che sia un amore o un lavoro, questo è il tuo beneficio. Vai a fare questa scoperta. Ricordiamo che si ha un trionfo in questa settimana. Ora, sì, allora c'è anche per una persona qua, ragazze. L'integrazione anche di questa persona di doni spirituali rispetto magari era più legato alla materia, ok? Ora, ragazze, qua nel lavoro intorno a voi gravita la voglia di realizzare un appagamento emotivo, ok? In questa settimana voi avete il beneficio di questo appagamento rispetto alle perplessità o alle preoccupazioni che avevate, che erano tutte frutto del mentale. Il mentale, ricordiamo, è l'ego che ti dice non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. Tu godi in questa settimana di queste situazioni, andando incontro a qualcosa che hai fantasticato a discapito di ogni perplessità e di ogni senso di preoccupazione. Ma io voglio andare a metterci adesso le carte per chiarire ancora di più. Fammi vedere una cosa adesso. Sì, ragazze, qua rispetto a una persona è palese che ci si possa vergognare di alcune cose che ha fatto, ok? Ok. Va bene, ok. Perplessità di cosa parlano i miei ragazzi e i miei ragazzi? La perplessità è 2 e 3 di denari. Ok, su come ricostruire, su come trovare dei compromessi funzionali. L'eremita è qui trovare l'illuminazione per avere, o comunque rispetto al fatto che se n'è potuta andare da tanto tempo, una persona in particolare, e se è stata lontana diverso tempo, qua c'è l'adempimento di un risultato che ti dà un pieno pagamento emotivo. Che porta alla scoperta che invece questa persona o la senti o non la vedi, o la vedi o non la vedi, vuole collaborare con te per ricostruire qualcosa. Ok? Rispetto a delle cose per cui si sta vergognando, questo è il senso, ok? Allora, vediamo un attimo questo 9 di spade. Ah, ecco di cosa si sta vergognando. Qua c'è il diavolo, ragazze. Allora, qua c'è. In questa settimana avverrà un'elaborazione interna di questa persona, ma anche tua, perché qua c'è il 9 di spade che ci parla delle preoccupazioni inerenti a delle cose che possono essere accadute che erano inerenti al diavolo, cioè a tutto ciò che riguarda gli attaccamenti alla materia, all'ego, a delle cose fuorvianti che vengono fatte in virtù di un karma che c'è ancora da eludere. Tra l'altro è a specchio con l'imperatore, quindi legati molto alla materia, alle cose sensuali, sessuali, anche situazioni di terze persone. Quindi c'è una vergogna di queste situazioni da parte di una persona specifica. Se invece riguarda solo te, sono delle preoccupazioni inerenti a che vengono eluse con perché tu raggiungi un appagamento con questo 9 di coppe centrale che domina la stesa con l'isola del tesoro, legata a degli attaccamenti e della tossicità degli attaccamenti che avevi. È chiaro? E tu in questa settimana realizzi la speranza invece che ce la fai. Eludiamo il nome speranza, però qua viene citato speranza. Rispetto a delle cose verso cui tu hai avuto attaccamento, ossessione, tu ce la fai in questa settimana perché c'è un nuovo inizio con il fondo mazzo. Guarda, c'è il carro a conferma del superamento di queste dinamiche ossessive o preoccupazioni per delle perplessità inerenti alle situazioni karmiche, ok? Questo 7 di spade di cosa parla? 7 di spade, di cosa parla? Questo 7 di spade, a cosa si va incontro con questo 7? Sì, ok, lo sforzo è 10 di bastoni di togliersi i pesi, inerenti a quello che abbiamo detto adesso, sia tuoi che di una persona o proprio tuoi. E impegnarsi con l'otto di denari per togliersi di dosso dei pesi inerenti ai comportamenti fuorvianti, che sono tuoi o di una persona. Anche nel lavoro, ragazze mie, questa cosa, che cosa ci sta dicendo questa stessa riguardo al lavoro? Che devi seguire dei tuoi ideali qua. Anime gemelle significa proprio che devi seguire le persone che ti fanno sentire pienamente appagata anche dal piano lavorativo, che condividono i tuoi stessi ideali. Questo ti permette di non sentirti sola nel raggiungere i tesori fuori, ok? Quindi sii fedele a te stessa, ti dicono queste carte, per raggiungere il pieno pagamento, che in questa settimana vedrai proprio l'alba di questo nuovo appagamento, ok?
Wow, ok, adesso andiamo a vedere perché sta manifestando una persona specifica, anima gemello, fiamma gemella, visto che ce lo marcano, questa persona nei tuoi confronti. Questa persona nei tuoi confronti. Timidezza, timidezza, te l'ho detto. Ok, timidezza, questa persona nei tuoi confronti, anima gemello, fiamma gemella. Intraprendenza, che è un fante di denari, fante di denari. Sì, questo vuole comunicare qualcosa, nonostante ha timidezza nel fare qualcosa, ok, nell'intraprendenza. Perché magari l'hai visto come un imperatore, se già lo conosci, quindi più legato alla materia. Quindi nei fatti dell'amore è un po' più timido, ok? Perché ha risolto delle questioni karmiche, non era avvezzo alla parte sentimentale, alla parte più emotiva della vita, ok? Però ha lavorato la carta e l'anima gemella su questa persona e fa la scoperta questa persona in questa settimana. Che proprio sei il tesoro. Ancora, questa persona in questa settimana ha i tuoi confronti. Ah, ecco, è biasimo. Sa che tu ti vuole parlare con timidezza perché sa che tu lo puoi biasimare su qualcosa. Ecco perché è timido. Ok? Tu l'hai potuto biasimare su qualcosa, è timido per questo motivo. Ancora, questa persona in questa settimana ha i tuoi confronti. Passato, per qualcosa che ha combinato nel passato. O comunque una persona del passato. Modestia. Ok, allora qua ci sono varie sfaccettature in gioco. L'elaborazione animica che sta avendo questa persona è qui, per cui quindi giunge al fatto che tu sei il suo tesoro grande. Ok, l'avanzamento che si ha è proprio in conformità di questo tipo di elaborazione animica che ha questa persona. Ok? Si trova a essere timido nel prendere l'iniziativa per parlare di un biasimo che ha combinato nel passato o con te, ok? Che sei la persona del passato per andare avanti in un nuovo futuro. La modestia qua è una donna di fiori, quindi può essere benissimo tu oppure delle situazioni o altre persone coinvolte in queste circostanze qua. Questo è quello che sta attraversando questa persona. Ora andiamo a vedere un attimo qua. Quindi le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti in questa settimana quali sono? Qua c'è famiglia, l'asso di fiori, sponsali famiglia. Allora ragazze, qua possiamo anche parlare di una persona che ha impedito la realizzazione della vostra unione perché era sposato. E quindi qua il Papa, ok? E comunque il desiderio di questa persona è quello di costruire con te. E quindi questa settimana c'è tutta un'elaborazione dei guai, di quello che ha combinato, c'è tutto questo processo, ok? E scopre che con te sei l'unica persona che lo fa sentire autentica, autentico, ok? Ok, quindi le intenzioni ancora di questa persona quali sono? Oppure sei tu che volevi una relazione d'amore, un matrimonio, questa persona era più legata alla materia e non voleva questa situazione. In questa settimana si fa uno switch di coscienza rispetto al matrimonio. Tra tutti e due, ok? Che volete avere, che voi, tu hai immaginato di poter avere col tuo imperatore, ok? Non c'è dubbio, ragazze, visita, riuscita, sollievo. In questa settimana questa persona vuole avere un chiarimento rispetto a quello che vuole come intenzione, al di là se lo vedi o meno, eh? Vuole risolvere qualcosa inerente alla famiglia, o inerente alla famiglia che ha avuto, per cui si deve fare un divorzio, o quello che si può creare tra tutti e due, mi spiego? Che è quello dell'unione, del matrimonio, con la visita, riuscita, il sollievo di parlarti di questo, del biasimo che magari in passato non lo voleva per vari motivi, ok? Un'altra carta per i miei ragazzi e i miei ragazzi, questa persona in questa settimana. Questa persona in questa settimana, per favore. Non c'è dubbio, ragazze, fermezza patria. Sì, questa è una delle altre carte migliori del mazzo, che è ricreazione, tranquillità, vuole fare pace. O comunque le circostanze sono quelle di tutta questa elaborazione, no? Le ossessioni che ha, la speranza di risolvere con te delle questioni che sono andate, non sono andate a buon fine perché tu l'hai potuto biasimare. Lui stesso si è biasimato per quello che ha potuto fare, se è il tuo caso specifico, Perché qua parliamo del fatto che c'è una persona che riscopre il suo più grande tesoro che sei tu, la persona con la quale può condividere veramente la sua vita, ok? Ok. E come devi adempiere tu la carta all'isola del tesoro, rincarare la dose verso la tua autostima e quello che è tuo, che ti appartiene per diritto divino, ce l'avrai, ok? Perché ce l'hai già, io ce l'ho già, è chiaro? Ok. Ok, adesso andiamo a metterci un consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi. Ricordiamo che beneficio, la costruzione, la carta proprio che coesiste come
che la costruzione tra tutti e due. Un consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana è il secondo mazzo. Sì, ragazze, dovete essere ricettive. L'osso cavo. Il consiglio è l'osso cavo, ricettività. Siate ricettive, non fate entrare in gioco queste spade, perché le carte ci servono a indirizzarci per il nostro massimo bene e capire quello che può accadere a seconda dei livelli di consapevolezza spirituali. Ok? Quindi, nella misura in cui c'è l'ego che arriva e tu hai un grado di consapevolezza spirituale di un certo spessore, basta e dici stai zitto. E quello sta zitto. Ci vuole magari, a seconda dei gradi di coscienza spirituale, magari una ventina di stai zitto durante la giornata, ok? Fatto sta che l'ego è le spade, è il mentale formattato sul vecchio sé. Qua ti dice il consiglio per andare incontro al massimo obiettivo, alla massima realizzazione in questa settimana, è l'osso cavo, è la ricettività. Cioè devi essere ricettiva, lasciati accompagnare dalle emozioni, senti piuttosto che pensi. Senti, perché intorno a te c'è questo 9 di coppe, la realizzazione di un appagamento emotivo in questa settimana. Avrai a discapito tutte le circostanze dell'ego che te lo hanno impedito. D'accordo? Ok, perché questa carta, ritorniamo all'inizio di Orfani, quando uno ci si sente solo e non sta bene nella sua solitudine, è perché è il mentale che lo sta affliggendo, mi spiego, non è il sentire. Mi spiego, quindi ricettività. Adesso ti metto un consiglio delle fate, anzi ti voglio buttare una di queste qua. Mi date un attimo... su questo 9 di coppe, le mie ragazze, con le Shuzen, un attimo, voglio capire un'altra cosa. Mamma mia, ragazze, c'è il maestro e il divertimento. Ragazze, in questa settimana incarnate una maestria. Cioè, voi in questa settimana, con il maestro e il divertimento, come vi dico sempre, iniziate a praticare la magia divertendovi. Dite, fate, mi offrono il caffè stamattina, mi offrono il cornetto, oppure trovo il parcheggio lì, io trovo il parcheggio esattamente lì. Voi facendo, impraticandovi nella maestria con divertimento, nella magia con divertimento, voi incarnate una maestria importantissima questa settimana. Ecco perché vi vedo emotivamente alte, un desiderio si compie in questa settimana, tanto da farvi capire che tutto è possibile, da una relazione a un lavoro. Ecco perché ci volevo mettere una carta qua sopra, ok? Mo ci mettiamo un'altra carta delle fate e sentire con la ricettività che tutto è possibile. Ecco perché avviene il trionfo in questa settimana. Come sapete, io devo andare proprio a trovare il lago nel pagliaio. Quindi vediamo un'altra carta delle nostre fate, un consiglio per i miei ragazzi e i miei ragazzi. Il potere dei fiori. Trascorre il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Quindi ti dicono anche di utilizzare delle essenze, io preferisco molto quella di alloro come essenza per lavorare sui piani sottili dell'essere. State nel tempo con i fiori, con la natura, per riconnettervi alla vostra maestria. E guardate che carta c'è sotto. Il tuo desiderio sta per realizzarsi. Devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo in tuo favore. Ragazzi miei, non aggiungo altro perché è meraviglioso, anche qua è il viaggio dell'eroe, complimenti alle mie ragazze. Quindi ragazze mie, toste, come maestri, realizzate un desiderio ragazze mie in questa settimana, un pagamento emotivo, che si tratta di magia, ok? Ok. Quindi ragazze mie, io vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Partiamo subito dagli oracoli e andiamo a vedere quali sono i potenziali per noi a disposizione in questa settimana per adempiere al nostro massimo successo quotidiano. Allora. Allora, vediamo. Come stiamo vibrando all'interno, cosa proiettiamo all'esterno, come adempiere al massimo risultato, perché energia resiste fra interno e esterno. Poi ci mettiamo l'arcano maggiore, cioè l'archetipo a cui tendere in questa settimana per il nostro massimo successo e verso cui la nostra anima ci spinge per superare ogni giorno noi stessi e sentire il Padre dentro di noi.
Allora, andiamo subito a vedere. Ragazze, spingersi al limite. Quindi noi qua facciamo un salto di fede interno. Qua noi crediamo proprio inflessibili nella legge. Io credo solo e soltanto nella legge spirituale. Spingersi al limite è qualcosa che noi sentiamo al nostro interno in queste settimane, è un salto proprio della fede. Ok? È un salto nella fede, spingersi al limite. Quindi qua noi, sentendo questo all'interno, facciamo anche all'esterno di noi delle azioni conformi a questa fede. Ok? Quindi in tutte le aree della nostra vita dove noi possiamo sentire anche dare un ultimatum, ok? Proprio perché ci spinge da dentro questa cosa a fare questo ultimatum, ma soprattutto questa è la carta essendo all'interno. È un salto di fede interno. Rispetto a tutto quello che sentiamo al nostro interno, noi abbiamo la fede a prescindere, ok? Ed è possibile che questa fede ti porta a manifestare qualcosa dall'esterno di impattante, di forte, proprio un premio alla tua fede. Andiamo a vedere che cosa? Perché? Ragazze, qua la domanda perché all'esterno? Allora, qua prima di tutto, allora io mo ti dico una cosa che mi sta arrivando un'immagine proprio per chi sta manifestando una persona specifica. Allora, qua tu hai la fede a prescindere da tutto e questo si chiede, ma come caspita? Ma perché questa persona è costantemente dentro di me? Quindi c'è un motivo, è più forte di qualsiasi altra cosa. Cioè, con questa doppietta e mi viene subito in mente questo. La carta perché, ragazze, ok, rispetto a come dobbiamo agire all'esterno per questa fede che noi abbiamo all'interno, la fede che tu hai all'interno in questa settimana, il salto nella fede, io credo solo e soltanto nella legge spirituale, ti porta a risponderti a delle domande rispetto alla realtà 3D. Ok? E questa è anche la carta su come devi agire. Chiediti anche perché, rispetto alle... Ti dice anche chiediti, fatti delle domande in questa settimana che sono conformi a delle cose importanti della tua vita. Non darti la risposta, lascia che la risposta ti arrivi intuitivamente, perché quella risposta è conforme alla fede che ti sgorgherà da dentro. Ok? Lasciate proprio espirare da quello che stiamo dicendo, va bene? Questo è come ci dobbiamo comportare all'esterno, dobbiamo farci delle domande che andranno a suggellare la tua fede interna o a farti fare, rispetto alla domanda che ti fai, a sgorgare un'intuizione che proprio ti dà la fede che cercavi, ok? Quel sorriso sulla faccia, la fede è un sorriso, ragazze, la fede è un sorriso che ti arriva, una cosa naturale che ti arriva da dentro. È chiaro? Ok, adesso qua nel lavoro, ragazze mie, dovete fare un salto di fede per rispondere alle domande fuori, tipo se ci sono colleghi, situazioni, dovete praticare la magia, dovete avere fede e sfidare il vostro ego e dire adesso, per esempio, quella persona sul mio lavoro, ok, mi ama e mi ammira, se avete avuto delle scaramucce, per esempio, ok? E allora questa persona all'esterno risponderà alla tua fede. Perché? Risponderà alla tua fede, facendoti avvenire miracoli. Applicate questo alle vostre circostanze, ragazze. Allora qua, per chi non c'è nessuno in amore, ragazze, per esempio, qualcosa vi spingerà ad avere una fede indissolubile che il vostro, ciò che è il vostro partner divino è già per voi, è in arrivo per voi, perché è già nella vostra quarta dimensione e lo vedete già. Questo vi permette all'esterno di voi di rispondervi a tutte quelle domande in cui vi siete chieste perché non era arrivato, perché non avevate la fede in quello che voi volevate, come voi lo volevate. Vediamo un attimo qua. Sì, qui e ora, ragazzi, arrivano cose bomba in questa settimana che rispondono ai vostri perché. Allora, prima di tutto, a parte nella manifestazione 3D, che possono veramente arrivare cose importanti in questa settimana che sono conformi alla tua fede che hai avuto e quindi il premio, come ti dicevo all'inizio, il qui e ora, che è l'energia che lavora tra interno e esterno e ha già lavorato prima, ti dice esattamente di immaginare adesso che ce l'hai quella cosa.
E molti di voi vedono manifestazioni qui e ora di quello che hanno già immaginato di avere. In me, mago agire, lascio agire il mago che è in me. Hanno già lasciato agire il mago che è in loro, il qui e ora. E questo ti porta in questa settimana ad avere una cosa importante, per alcune di voi è una cosa grossa proprio, che risponda delle vostre domande esterne. C'è una persona anche che si fa delle domande qui e ora si è fatto già delle domande, ma perché questa mi sta sempre in ogni cellula del mio corpo? Ok, potete anche ricevere una comunicazione forte da parte di questa persona. Oppure l'avete già ricevuta questa comunicazione forte e adesso questa persona si sta facendo delle domande che vanno a integrare qualcosa di più profondo rispetto a quel gesto che già ha fatto. Per alcune di voi le energie che leggiamo sono già accadute, è chiaro? E che lavorano su di voi. Qua ragazze mie, sì, nel lavoro stessa cosa. Qui ora avete immaginato delle cose importanti, io vi chiedo questa carta, se non l'avete già fatto, di immaginare come se già adesso avete quella fede. Qui e ora dovete avere la fede cieca nella legge, perché all'esterno di voi quelle cose, per la vostra evoluzione spirituale, saranno la manifestazione di quelle cose, risponderà alla vostra domanda che per voi tutto è possibile. Tutto è possibile a colui che crede, come diceva Marco nel Vangelo. Andiamo a vedere qua. Sì. Qua abbiamo la temperanza, che è la rigenerazione. Laddove ci sono state delle crisi, la temperanza rigenera le acque. Si rimarginano delle ferite di un rapporto, si rigenerano le acque in tutte le circostanze e la pace, l'armonia ritrovata e anche la pazienza laddove non vedete le cose funzionale a quello per cui voi avete fede. Perché nella misura in cui c'è da attendere le grosse manifestazioni, la temperanza con questa carta spingersi al limite ti dice che l'unica cosa da fare per te, visto che senti talmente tanto dentro questa cosa che vuoi, è il salto di fede, perché sai che soltanto la fede ripaga, è la perseveranza nella fede che ripaga. E se c'è una persona qua all'esterno che si fa tantissime domande, la domanda rispetto a te, che tu hai fede, è funzionale a fare riequilibrare le acque. Laddove c'è stata un'inflessibilità da parte di quella persona, però tu gli stai dentro come proprio un tatuaggio, ok? Allora di conseguenza quelle domande servono a questa persona per tornare integro e quindi consapevole e rigenerato nei tuoi confronti, ok? La carta della temperanza ti dice anche di... Avviene dopo la morte, no? La carta della temperanza, quindi c'è stata già una grande trasformazione, anche dolorosa, di tanti aspetti. E questo adesso ti porta a fare il salto di fede grazie alla trasformazione di vecchie strutture, di vecchio sé che hai fatto. La carta dell'angelo della temperanza ti dice anche sì artistica, sì creativa. Ok? Un po' come la stella e la temperanza sono carte anche creative, di rigenerazione, di espressione del nuovo sé. Ok? In tutti gli ambiti. Ora andiamo a vedere con i tarocchi. Andiamo a vedere di cosa parla questo. Spingersi al limite qui e ora. Aspetta, devo mettere così. Allora, vediamo. Di cosa parla questo? Spingersi al limite, cosa accade in questa settimana? Quali sono i potenziali a disposizione per portare la temperanza? Quindi la temperanza è anche la carta a cui anelare, ok? Cioè la rigenerazione delle acque stagnanti. E quindi anelare anche alla fiducia e alla pazienza con la fede, ok? Che è l'archetipo a cui tendere in questa settimana per manifestare il massimo successo. Tutto avviene secondo dei tempi divini nella 3D. Ragazzi, il sole è uscito. Ragazze, felicità e abbondanza. Tutto avviene, abbiamo detto, secondo tempi divini. Ci sarà la felicità, l'abbondanza. Guarda, te la metto qua, meraviglioso. Ok. Felicità e abbondanza. Ok. Da dove partiamo? Energia al nostro positivo in questa settimana. Qual è il blocco che ci apprestiamo a superare? Sì, ragazzi, con questa carta dobbiamo ripetere la frase che ormai sappiamo da proprio suggellare tutte le nostre cellule. Una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora e questa gioia rimane per sempre. Ok? Ok.
passato, futuro, passato, futuro, energia che chiude. Io ho un po' riassunto di tutto quale. Sì, asso di spade, ragazze, qua c'è una chiarezza assoluta che vi arriva, eh? Ho anche una chiamata, qui e ora, ricordiamo. Ok, una chiarezza assoluta. Da dove partiamo? Cavaliere di denari, ragazze. Allora, il cavaliere di denari, cavaliere di pentacoli, è un'energia concreta, solida e stabile, che ci mette tanto per fare delle cose, ma perché sono cose molto solide e radicate, che non... sono stabili, mi spiego? Quindi qua abbiamo anche una comunicazione di una persona, o è la tua energia questa o di un'altra persona. Il fatto sta che il cavaliere di pentacoli è un'energia seria, un'offerta concreta e stabile nel tempo, ci mette più tempo perché è veramente radicata questa cosa e non si non ha nessun tipo di tergiversamenti non ha nessun tipo di... È un'offerta concreta, mi spiego? O tu stai investendo su qualcosa di concreto della tua vita, quindi non hai dubbi rispetto a questo e sai che c'è bisogno della fede, della pazienza necessaria per raggiungere questo obiettivo, ma tanto tu non hai dubbi per questa felicità. O in amore o nel lavoro. Vediamo il nostro positivo, cosa abbiamo in questa settimana. Non a caso abbiamo la regina di bastoni al nostro positivo. Siete delle maghe, dei maghi. Avete tutto il potere nelle mani di manifestare tutto quello che volete. Fiducia totale nella legge. Meraviglioso. E il blocco che ci apprestiamo a superare qual è? Il blocco è un 3 di coppe, ragazze. Anche una riconciliazione oppure il compimento di qualcosa che non c'è stato. Oppure il blocco è... una storia a tre, ok? Fatto sta qua, felicità, abbondanza, quindi applicate le casi, ragazzi, un compimento o comunque sia un festeggiamento, un blocco che c'è stato, però quello di un compimento, di un festeggiamento che non c'è stato, quello di celebrare la vita, non c'è stato questo blocco, cioè scusami, c'è stato questo blocco, adattatele ai casi, ragazzi, ok? Vediamo qua che è successo. Abbandono, 5 di coppe, ruota e la fortuna. Sì, ragazze, qua già nel recente passato c'è stato un cambio delle situazioni karmiche che vi hanno portato ripetutamente a sentirvi abbandonate. Scusate, ragazze, mi sta suonando il telefono un attimo. Eccomi, ragazze, allora stavamo dicendo che qui, perché c'è questo cavaliere di pentacoli? Cioè, comunque c'è l'offerta concreta inerente al fatto che qua abbiamo nel recente passato elaborato con la forza della regina di bastoni, nel chiarimento, questo sole che abbiamo, elaborato delle cose che si ripetevano cicliche con la ruota della fortuna, inerenti a un senso di abbandono, un senso di mediocrità interno, una frustrazione, una malinconia interna, o meglio, questo senso di malinconia e frustrazione interna nel recente passato ti ha portato a elaborare dentro di te un cambio con la ruota della fortuna, grazie al lavoro che fate su voi stesse, le affermazioni, tutto quello che state facendo, mi spiego, a portare proprio questa guarigione. Questo ha portato questo cambio che porta oggi a questa offerta concreta del cavaliere di pentacoli, andando incontro a un compimento, a una celebrazione che non si era avuta in precedenza perché c'era questa angustia interiore. Non a caso subito mi è saltato il sole, con il vostro potere a disposizione della regina di bastoni. Vediamo cosa accade. Regina di spade, determinazione, chiarezza, 6 di spade, il diavolo. Ragazze, qua uscite fuori dalla tristezza e dal diavolo. Allora, qua uscite fuori dai comportamenti ossessivi, autosabotanti della vostra tristezza, con chiarezza e determinazione andate fuori dall'autosabotaggio, ve lo dico chiaro, facendovi le domande giuste farete, farete un salto di fede rispetto al mentale, d'accordo? Perché qua il diavolo, cioè queste due carte vanno a infliggere sul diavolo, ok? Cioè la regina di spade è colei che ha piena chiarezza e che fa chiarezza rispetto al suo mentale. Rispetto al suo mentale, con questo 6 di spade si esce fuori con questa chiarezza mentale dall'autosabotaggio, il 5 di spade, no? Qua abbiamo il 6 di spade. Cioè qual è il succo? Voi con chiarezza mentale capite esattamente quello che dovete fare, che è quello di avere fede, il salto di fede, andando incontro all'uscita da quelle circostanze karmiche del diavolo che vi hanno dato l'autosabotaggio su tutte le questioni inerenti a laddove voi vi state ponendo delle domande esterne, ok? Allora, laddove c'erano altre persone coinvolte, ok, o tu o di un'altra persona, allora voi questa settimana uscite fuori perché recuperate il potere, va bene? Io sono la sola ed unica donna di, io sono la sola ed unica donna, bam,
andando a lavorare sempre su voi stesse avrete questo chiarimento affinché si possa palesare la felicità e l'abbondanza. Se parliamo di amore, per esempio, perché qua un cavaliere di pentacoli è colui che porta un'offerta concreta. Anche qua, se pensiamo anche a una persona, qua si esce fuori anche una persona specifica, qua ha avuto una come dire, un'elaborazione animica interna per aver avuto dei sensi di colpa. Questo l'ha portato a un cambio che adesso lo vediamo concreto nei tuoi confronti, se parliamo di una persona specifica. Questo perché? Perché tu hai assunto il potere al tuo positivo, abbiamo la regina dei bastoni, tu sei l'unica persona per questa persona qua. La regina di spade, col 6 di spade, c'è anche questa persona che va via da altre circostanze, se c'erano altre donne coinvolte o altre circostanze karmiche o altre circostanze che ti hanno fatto del male, insomma, che erano inerenti al diavolo, delle attitudini karmiche, di ossessioni, di tutto ciò che è inerente al diavolo, anche degli attaccamenti, un po' di più alla materia, magari hanno lati lover, cioè... Sto facendo, oppure comunque aveva paura di se stesso, ok? Dell'impegno che il suo cuore gli dettava, di andare incontro a un impegno autentico verso se stesso, di conseguenza nei confronti anche dell'altra persona, ok? C'è un asso di spade, un chiarimento netto. Ora vi dico un'altra cosa, ragazze mie. Per alcune di voi, voi spingete, vi fate forza per andare incontro, già l'avete presa la decisione, uscire definitivamente da una storia. Per alcune di voi è così, uscire definitivamente da una storia che ha in con sé delle attitudini karmiche che non vi servono più vivere, ok? Uscite fuori direttamente da queste attitudini karmiche, voi uscite fuori da attitudini karmiche, situazioni karmiche anche sul piano lavorativo, ragazzi, in questa settimana, ok? Riportando la guarigione, la fede in voi stessa. Ok, anche sul piano lavorativo è questo, perché cosa può essere successo a livello lavorativo? Voi vi state infuocando nel vostro lavoro, nella vostra serietà, in quello che fate, avendo come principio cardine il vostro potere. Cosa succede? Che voi parlerete chiaro in questa settimana per uscire fuori da tutte quelle circostanze anguste che vi hanno fatto, in cui il vostro vecchio ego vi ha fatto tribolare. Questo parlare chiaro porterà a infliggere sulle dinamiche karmiche del diavolo, ok? Ossessione, attaccamenti dei posti di lavoro per paura di... Qua farete un salto di fede in questa settimana, questo salto di fede risponderà alle vostre domande. È chiaro? Ora, voglio andare a vedere con questo la regina di spade. In cosa parla la regina di spade? Un chiarimento sulla regina di spade, questa chiarezza, un chiarimento sulla regina di spade. Ah, qua c'è l'appeso. Voi sai perché parlate chiaro in questa settimana? Perché avete cambiato la prospettiva sacrificando il vostro ego. È chiaro? Ecco perché va a infliggere sul diavolo. Sì. Sì, perché eravate insoddisfatta a livello emotivo di quello che è stato fino a questo momento, non riuscendo manco a vedere le nuove occasioni di vita, sia sul lavoro che sul piano emotivo che si presentavano. Alcuni di voi se ne vanno da una situazione sentimentale che non è più conforme a questo, e bisogna fare un salto di fede in questo, credere qui e ora, ma già l'avete saputo in questo momento, già ha lavorato su di voi, che la risposta alle vostre domande è fare un salto di fede, uscire da situazioni stagnanti. E non vi costa più di tanto farlo, l'avete già elaborata questa cosa, eh? Quindi il vostro chiarimento, la vostra chiarezza, la regina di spade parla chiaro perché ha fede nelle esperienze di vita vissute, prende il meglio, diciamo, dal passato, è stata ferita, ma prende il meglio dal passato, cambia la prospettiva grazie a queste esperienze che la portano a uscire fuori il 6 di spade dall'autosabotaggio. Il 6 di spade di cosa parla? Dove porta il 6 di spade? Dove porta il 6 di spade? Al 7 di denari, a fare un buon investimento nella pratica proprio di se stessa, un buon investimento sull'amore anche, il 2 di coppe. Allora vi dico già, ripeto, alcune se ne vanno da circostanze karmiche, attendendo con fiducia, qui e ora, con la temperanza, l'amore vero. Altre, allora, parleranno chiaro, avranno chiara l'idea di come uscire da quelle circostanze tossiche, attaccamenti rispetto a una persona specifica, perché soltanto sapendo, riconoscono che i loro attaccamenti, le ossessioni, non le porta da nessuna parte.
quindi iniziano a zittire l'ego, a farsi fluire con l'esistenza e quindi dedicandosi a ciò che gli piace di più per far fluire l'energia. Ricordiamo che qua c'è piena abbondanza e fiducia. A cosa porta il diavolo? Alla stella, ragazzi, alla realizzazione di un sogno. Abbiamo chiesto a cosa porta il diavolo, alla realizzazione di un sogno. Cioè, a cosa porta questa elaborazione di cui stiamo parlando? A realizzare un sogno quando tutte le dinamiche sono integrate. Qua vi sentite destinate a realizzare il vostro posto nel mondo, anche nel lavoro, facendo quello di cui stiamo parlando. Le domande che vi farete in questa settimana verranno risposte da un salto di fede. Qui e ora succederanno delle cose che vi daranno questa conferma, che voi siete destinati a qualcosa di meraviglioso, sia nel lavoro che nell'amore. E qua a guardare avanti, verso un nuovo inizio, col paggio di bastoni. Ragazzi, mi ripetono che molti di voi lasciano situazioni karmiche con una persona o delle circostanze verso un nuovo inizio, esplorando quelle situazioni che non vi siete permesse di esplorare perché eravate legate con degli attaccamenti a delle circostanze karmiche. Ok. Mi date a favore con la regina di bastoni, cosa abbiamo altro? Sì, qua abbiamo anche del chiarimento, re di spade. Parlate chiaro in questa settimana, e cavalieri di spade e cavalieri di denari, parlate chiaro perché ciò che vi fa parlare chiaro, voi avete in mano il potere, vi dà quell'offerta concreta nella vita. Qua c'è, ragazze mie, anche una persona che è ossessionata di gelosia nei vostri confronti, ok? Gelosia, e quindi si fa tante domande, cerca di rimettere l'equilibrio in questa situazione a livello energetico, a livello fattivo, soprattutto se stiamo manifestando una persona che teniamo, che sappiamo che lei tiene a noi, cioè nel senso quella persona lì e quella persona dove c'è il sole. Questo sole è indicativo sia del chiarimento che voi avete, che uscite fuori da una relazione che non vi serve più con un salto di fede, oppure il chiarimento che avete a livello emotivo o fattivo di una persona che state manifestando e che vuole proprio anche portarvi fuori, portarvi a cena, che c'è stato questo blocco, ok? E che ha elaborato i sensi di colpa in merito. Sì, voi uscite fuori proprio dall'autosabotaggio, ragazze. Le renti sono sola, mi lasciano tutti. Guardate che il 5 di coppe mi va a specchio col 6 di spade. C'è la situazione angusta, tu te ne esci fuori col 6 di spade. Situazioni karmiche della ruota della fortuna che ti hanno fatto imparare da regina di spade, oppure una persona che hai proiettato che aveva anche un'altra persona. Uscite fuori da tutta sta roba qua, dalla consapevolezza dei legami tossici, mi spiego, a vostro favore avete regina di bastoni e cavaliere di spade, cioè siete totalmente nel vostro potere e fate chiarezza assoluta. Ricordiamo, qua abbiamo l'asso di spade, ok? E qua c'è anche una persona, se è il vostro caso, molto gelosa, anche in virtù del fatto che ha elaborato un nodo karmico e si rende conto anche di cose sue che non voleva ammettere, mi spiego? Andiamo a vedere adesso con questo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che stanno manifestando una persona specifica, questa persona nei loro confronti, ancora più nel dettaglio, per favore. Questa persona nei loro confronti, ancora di più nel dettaglio. Ancora di più nel dettaglio, questa persona nei tuoi confronti. Agiatezza, ci può dire anche che questa persona, o tu sei già in una condizione che stai bene a livello economico e lui vuole darti questa, la stessa agiatezza, oppure questa è una persona legata più alla materia che sta pensando, o ha pensato fino a questo momento, più alle cose materiali per avere un substrato su cui poi edificare la parte emotiva secondo il loro punto di vista, ok? Quindi agiatezza, ti vuole dare anche questo se la stai manifestando, questa persona nei tuoi confronti ancora in questa settimana. Bellezza, ragazze, ti vede come meravigliosa, bella, è molto legato ai sensi, ragazze, qua c'è una persona passionalmente legata a te, molto legato ai sensi, agiatezza, bellezza, sì, ti vede anche come anche un trofeo, perché è un diavolo qua, anche se lo diciamo, cioè molto legato alla materia, ma noi sappiamo che la parte femminile che sei tu che stai guardando va a instradare con la compassione, la benedizione, la persona all'apertura del cuore, ok? Ecco perché si fa tante domande questo. Perché questa mi sta dentro, cioè, capito? Ok, questa persona ha due confronti ancora, questa persona ha due confronti, il matto, sì, mo ti dico, aspetta un po', questa cosa lo fa andare fuori di testa comunque, questa persona ha ancora due confronti in questa settimana, sì, l'ambizione, mi confermano che questa persona è molto ambiziosa, sul piano proprio pratico della materia. Allora, qua abbiamo il trionfo. Questa persona è come se volesse mettere in equilibrio spirito e materia attraverso adempiendo nella materia quelle cose che lui vuole fare per essere, sentirsi forte,
Ok? E ti vede anche come un suo obiettivo, ok? E di conseguenza questa persona vuole anche essere riconosciuto nel momento in cui lui ha un confronto con te, che si sta chiedendo tutti questi perché questo trionfo, un tre di coppe, che è un tre di coppe, qua l'abbiamo in positivo, qua l'abbiamo in negativo, essere riconosciuto il trionfo su quelle circostanze che possono averti destato dello sconforto che erano inerenti al fatto che lui ricercava più la cosa, la parte materiale della vita, ok? Queste sue ambizioni. Questa è un'altra lettura. Ancora, andiamo a vedere questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Sì, regali, proposta d'affari. Sì, qua abbiamo tre di denari. Vuole farti un regalo anche questa persona. Questa persona ancora nei tuoi confronti in questa settimana. Questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Crisi, tormento, gelosia. Molto l'ho detto che questo è geloso. Lo dicevano le carte, questo ossessionato anche. È geloso, mi cade sotto la carta della bellezza perché ti vede splendida. O splendido, mi spiego se sei un uomo, anche se sei donna, la stessa cosa. Ti vede splendida e ossessionato da questa crisi. E forse la parte il fatto di avere anche un sostentamento economico suo, essere agiato dal punto di vista materiale, è come se. Questo come obiettivo, no? Come se gli desse una sorta di riscatto. Ah, ma io sono forte in quello. Ok, questa è bellissima, io valgo da un altro punto di vista materiale. Ok, non mi è uscito il re di coppe, mi è uscito un diavolo qua con re di cavalieri spade. Ok, vediamo ancora questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Sì, sportività e realizzazione. Mi dicono che qua è una persona che è molto. Come se vuole ambisce la sua libertà, pur sentendo una cosa irreversibile nei tuoi confronti, qualcosa di, ricordiamo il sole, qua c'è un processo alchemico importante, c'è l'apertura all'amore e comunque sia sportività, audacia, realizzazione, un 9 di denari sotto il matto che mi dice praticamente lo fai uscire fuori di testa, allo stesso tempo questo ha paura di stare coinvolto, ma allo stesso tempo non può fare a meno, questo per alcune sfaccettature, perché sei troppo per lui, regina di bastoni, cioè ti vede forte proprio, è attratto irrefrenabilmente. Questa è un'altra carta, questa persona in questa settimana nei tuoi confronti. Questa persona nei tuoi confronti in questa settimana. Un'altra carta. Non tutte, ragazzi, mi è uscita l'amante, innamorata, signore, sposo. Ragazze, allora, aspetta. Allora, la giovane consultante, cioè mi sono uscite così e prendiamo esattamente queste, guarda. La giovane sei tu, anche se sei uomo, lui è uscito come signore, sposo, ecco è uscita l'innamorata, l'amante, cioè lo mandi fuori di testa a questo. E vorrebbe tanto averti sua e soltanto, ok? Quindi ragazzi, tutte queste domande che questa persona si può fare sono conformi al fatto che qua c'è signore e sposo, anche questa volontà, magari è una volontà profonda, celata, ma è proprio se questa persona era sposata è che vuole unione con te. Ok? La realizzazione è anche chi torna single. Ok, ragazze, vabbè, meraviglioso, sono uscite così, le lasciamo così. Ok, adesso ci andiamo a mettere una carta consiglio in questa settimana, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi. Ricordiamo, abbiamo il sole, tu verrai a sapere tutto quello che stiamo dicendo in questa settimana, a livello energetico, a livello di fatto. Ok? Ti voglio dire un'altra cosa sul lavoro. Il potere che hai riscoperto con questa cosa del diavolo, tu uscirai fuori da quelle circostanze, gli attaccamenti anche sul lavoro che ti hanno impedito di manifestare il tuo vero potenziale. Ok? Un'altra carta per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana. Mamma, la casa del cuore, compassione. Allora, questa carta già ti dico che per questa persona sei il suo cuore. Questa è una delle carte più belle di questo mazzo. La casa del cuore, compassione, ti dicono di avere compassione, sentire il pathos, sentire l'amore. Mandate amore e benedizione, ragazzi, in questa settimana. Cioè, questa è una carta meravigliosa. Guarda, vale la pena di leggerla perché è stupenda. 27.